Grazie ai relatori che daranno vita a questo secondo incontro che segue di una settimana l'incontro sempre sulle ricezioni italiane che abbiamo svolto giovedì scorso. Un incontro che si dividerà in due parti. Io coordinerò la prima parte per poi lasciare la parola, diciamo, il coordinamento a Francesco Toto. In questa prima parte avremo come relatore Amedeo Roncato e chiuderemo un po' la riflessione sulla ricezione della filosofia spinoziana nel XIX secolo. Nella scorsa settimana abbiamo visto come Rosmini, Spaventa e poi Gentile, anticipando un salto del Novecento, leggono Spinoza. Ora il prossimo intervento è dedicato alla ricezione della filosofia spinoziana in Gioberti. Il relatore di oggi, a cui lascio subito la parola, è Amedeo Roncato, che si è addottorato, è dottore di ricerca con una tesi in cotutela presso l'Institut Catholique de Toulouse e l'Università Ca' Foscari di Venezia, una tesi intitolata Il Grimaldello Kantiano, Galluppi, Iaia, Gentile e lo scacco della modernità. Roncato si è in particolar modo concentrato nei suoi studi sulla filosofia del Risorgimento e in particolare su autori come Galluppi e Gioberti e sul dialogo che con questi autori hanno i principali esponenti dell'idealismo italiano, quale Bertrando Spaventa, Donato Iaia e Giovanni Gentile. Tra le sue pubblicazioni ricordo l'edizione critica dell'opera di Donato Iaia, Sentire e pensare, l'idealismo nuovo e la realtà, pubblicata da Orthotes nel 2018, e tre saggi di argomento in parte diverso, perché Roncato si è occupato anche della filosofia politica nell'età del fascismo, in particolar modo del movimento corporativista, e appunto ha scritto Dallo stato del cittadino allo stato del lavoratore, il dibattito gentile spirito intorno alla questione corporativistica, l'approdo al comunismo nella costruzione dello stato trascendentale. Due saggi pubblicati rispettivamente in Attualismo e Storia, saggi su Giovanni Gentile, Rubettino 2020, e in Aquinas nel 2021. Attualmente Roncato è impegnato nella traduzione italiana del Cours de Philosophie di Vincenzo Gioberti e quindi, diciamo, è un esperto della filosofia giobertiana, e proprio alla filosofia giobertiana e al suo rapporto con Spinoza è dedicata il suo intervento, che ha il titolo Panteismo cattolico, Spinoza nella filosofia giobertiana. Ti lascio la parola, Amedeo, ti ricordo che il tempo dell'intervento dovrebbe essere attorno alla mezz'ora e poi dopo il tuo intervento apriremo un po' uno spazio per eventuali domande e poi concluderemo, diciamo, la giornata di oggi con le due relazioni di tema novecentesco dedicate a Renzi e a Martinetti, lettori di Spinoza. Grazie, e io mi taccio e ti lascio l'intervento. Allora, buonasera a tutti. Anzitutto volevo ringraziare il professor Cerrato per avermi dato questa opportunità e mi scuso perché mi sono collegato un po' con mezzi di fortuna. Sono collegato col cellulare perché purtroppo la camera del PC mi ha abbandonato proprio in questi giorni, spero non ci siano problemi. Mi ero preparato dei testi da condividere, ma purtroppo li sentirete solo letti. Prima di cominciare a leggere la mia relazione, per stare un po' nei tempi, volevo fare un piccolo avvertimento. La mia relazione riguarderà sostanzialmente l'evoluzione del pensiero giobertiano e il suo confronto col panteismo. E successivamente il suo confronto col panteismo.
Sentirete poco nominare il nome di Spinoza, proprio perché spinozismo, Spinoza, panteismo, teismo, ateismo, termini che possono anche sembrare come contraddittori a, diciamo, a degli studiosi del giorno d'oggi. Al tempo di Gioberti, diciamo nella prima metà del 1800, spesso, non sempre, ma spesso erano anche usati come sinonimi. Quindi c'è un approccio, come dire, prefilologico allo studio della filosofia. E per aspettare, diciamo, in Italia, ovviamente parlo, uno studio sui testi degli autori fatto in maniera più filologica, potremmo dire, dovremmo aspettare la generazione successiva, quella di Bertrando Spaventa. Quindi ecco, l'oscillazione della terminologia è una cosa, diciamo, ordinaria in questi tempi. Comincio allora. Prima di entrare nel merito del discorso, che riguarda il rapporto di Gioberti col panteismo, è utile dare un'idea della formazione del pensiero giobertiano, il quale, dal suo sorgere fino al suo interrompersi bruscamente con la morte improvvisa del filosofo torinese, è in continuo fieri. Si può affermare, senza troppe esagerazioni, che la filosofia di Gioberti non abbia mai assunto una forma definitiva, essendo sempre stata movimentata da un perpetuo progresso. È dunque riduttivo considerare il pensiero giobertiano nella sua forma definitiva, o meglio, tenendo conto quasi esclusivamente dei risultati delle postume, ossia come un sistema individuato e conchiuso, per dirla con Gentile, anche nelle sue linee più importanti. Il pensiero giobertiano può essere inteso appieno solamente tenendo conto del suo continuo mutarsi, della sua forma quasi proteiforme, il quale, in ogni caso, ha delle direttrici speculative che rimangono costanti anche nel suo evolversi. Storicamente, i vari interpreti hanno fin dall'inizio distinto due grandi momenti nell'evoluzione della filosofia giobertiana: quello cosiddetto ontologico, più vicino al platonismo tradizionale, rappresentato principalmente dalle opere Teorica del sovrannaturale, dall'introduzione allo studio della filosofia e dagli errori filosofici di Antonio Rosmini, ossia dalla produzione sistematica del periodo di esilio a Bruxelles, siamo intorno al 1840, e il momento protologico rappresentato dalle cosiddette postume, ossia dalla Riforma cattolica, la filosofia della rivoluzione e soprattutto della protologia. Questi due momenti sono stati identificati solitamente con la duplice forma del pensiero politico giobertiano: neo-guelfo nel primato, monarchico-riformista nel rinnovamento. Infatti, in Gioberti si avverte una particolare unità di filosofia e politica, poiché nella sua riflessione il risorgimento diventa un problema filosofico e dunque la sua speculazione trova nel suo agire politico un vero criterio sperimentale di verifica. L'intuizione di tale unità è specificatamente giobertiana, poiché gli altri pensatori di quel tempo, nella fattispecie i cattolici liberali, cercano solamente un punto di coincidenza tra cattolicesimo e liberalismo e non una vera e propria unità. Questa unità avvicina Gioberti ad uno dei suoi più grandi studiosi, ossia Giovanni Gentile, il quale per tutta la vita ricercò questa unità di teoria e prassi. Tuttavia, la distinzione tra periodo ontologico e protologico ha origine nell'interpretazione che del pensiero di Gioberti fece Bertrando Spaventa, il quale in realtà non diede mai egual peso all'introduzione e alla protologia, ma rilesse e comprese l'introduzione per lo più attraverso le postume e quindi la illustrò esclusivamente attraverso di esse. È stato scritto che Spaventa illumina Gioberti di una luce potentissima, e non poteva essere altrimenti, vista la finezza teoretica tipica del filosofo abruzzese, che ne mette a risalto la natura speculativa, ma che tuttavia tralascia lo svilupparsi del pensiero giobertiano, frutto della riflessione di una personalità filosofica piuttosto complessa e multiforme. Contro l'interpretazione spaventiana hanno potuto tuonare i fedelissimi dell'ontologismo giobertiano,
per i quali il pensiero del filosofo torinese si riduce esclusivamente al momento ontologico del suo pensiero, del quale le postume rappresentano soltanto una ultima corruzione, priva di un vero e proprio valore filosofico. Dunque la domanda da porsi è: opposti questi due Gioberti, qual è il vero Gioberti? La risposta a tale quesito, e qui cominciamo a delineare la formazione del pensiero giobertiano e il suo confronto col panteismo, ha cominciato a delinearsi all'inizio del XX secolo, con la scoperta e l'approfondimento non solo del pensiero giovanile, ma anche delle sue opere minori e non ultimo dei suoi numerosi carteggi intrattenuti con le più grandi personalità intellettuali e politiche del tempo. Così si è cominciata in qualche modo a sciogliere la violenta opposizione tra le suddette fasi speculative in un ampio processo di svolgimento filosofico. Su questo fronte è un contributo fondamentale costituito dall'opera prima di Gentile, I Rosmini e Gioberti, è stata proprio la tesi di laurea di Gentile scritta sotto il magistero di Donato Iaia, dove si studiava sul materiale fino allora conosciuto la formazione intellettuale di Gioberti e lo scaturire del suo pensiero dal confronto con Rosminianesimo. Gentile intrattenne col pensiero di Gioberti un confronto unico e proficuo, con una serie ben nutrita di scritti, di cui tappa fondamentale è l'edizione in due volumi della Nuova Protologia, la quale presenta una corposa scelta delle pagine di Gioberti, volte a comprendere non solo l'originalità del suo pensiero, ma anche lo sviluppo della sua dottrina. In questa maniera la formazione del pensiero giobertiano ha assunto una funzione speculativa, poiché vi si cominciano a discernere specifici indirizzi e tendenze, ma anche dubbi e contrasti, che il filosofo torinese combatterà e negherà in maniera anche feroce, ma che in realtà nell'intimo della sua riflessione non è mai riuscito a sopprimere del tutto. Le influenze culturali e filosofiche nel percorso speculativo giobertiano furono numerose, tant'è che se ne possono elencare solo alcune, ossia quelle che lasciarono tracce più o meno sensibili nelle sue opere fondamentali. Nel Gioberti studente, quindi stiamo parlando proprio di un Gioberti giovanissimo, le date sono 1818-1825, Gioberti, sono dimenticato di dirlo, nasce nel 1801, si trovano persino insospettabili influenze scettiche, che presto vengono contrastate da un fideismo religioso per cui la ragione sembra del tutto insufficiente a risolvere i massimi problemi della vita. E dunque la filosofia è la causa di inutili affanni, scrive Gioberti. L'uomo che riflette è un animale depravato, per cui l'unica salvezza delle aporie di cui è schiava la ricerca filosofica sta esclusivamente nella fede religiosa. Cito sempre Gioberti: la scienza e la filosofia non potranno mai fare un vero progresso se non avranno per ferma e soda base la religione. E dunque la verace religione è la base della verace filosofia. E la religione cristiana forma i veri filosofi. E quindi, per non perdersi inutili problematiche esistenziali e filosofiche, è necessario a ricorrere all'autorità della rivelazione e a credere ai misteri propri della fede cristiana. A questo fideismo estremo, dopo l'ordinazione sacerdotale, quindi siamo a partire dal 1827 in poi, succede un periodo di razionalismo radicale, tale da sconfinare nel deismo e appunto nel panteismo. Gioberti si professa apertis verbis un grande sostenitore di pensatori che successivamente gli saranno invisi come Cartesio, Cousin, Kant, ma soprattutto Bruno, Spinoza, Rousseau e Saint-Simon. Per Gioberti il panteismo significa la purificazione del cristianesimo da ogni elemento mitico e dunque la traduzione delle verità divine nei termini della più evidente razionalità. Il deismo o panteismo o teismo puro, come già detto prima, questi termini sono talvolta, ma non sempre, sovrapponibili negli scritti giobertiani del periodo, appare come, cito, la religione del nostro secolo, in quanto gli uomini di oggi non sono disposti a credere più nulla fuori dalla filosofia, per cui la sua sostanza si trova in tutte le religioni positive
ed è quindi, sempre il panteismo, la sola religione universale, perpetua, immutabile, cioè a dire veramente cattolica. Ne consegue addirittura un temporaneo rifiuto delle autorità ecclesiastiche e dell'istituzione divina della Chiesa, in quanto la salvaguardia dei più cari interessi umani non si deve cercare nell'autorità dell'uomo, ma in quella della natura, che è in sostanza Dio stesso e che da Dio ha ricevuto la forza di conservare se medesima. Nel panteismo, dunque, si risolvono il cristianesimo, il cattolicesimo, la rivelazione, la quale non è che la ragione considerata, cito sempre Gioberti, sotto un aspetto religioso, cioè come la voce di Dio, una rivelazione divina ma naturale. Dio viene così identificato con il concetto di ente o di essere, ma dell'essere con le sue forme naturali e nelle sue determinazioni modali. Ecco l'ontoteismo. L'esigenza è la medesima del deismo, fusione tra filosofia e religione, a cui il panteismo assolve in maniera egregia, in quanto esso è, cito Gioberti, sano, morale, religioso e essenziale alla vita pubblica. Scrive sempre Gioberti, il panteismo è una filosofia meravigliosa, giovevole alla Repubblica. Gioberti in questo periodo è vicino al pensiero mazziniano. È una filosofia meravigliosa, alta, profonda, suscettiva, di perfezionamento pressoché infinito, maestra di vita e di fatti gloriosi. Del cristianesimo restano pure le forme piacenti all'immaginazione, i simboli, il culto sacro, ma nei suoi dogmi esso è perfetta e adulta filosofia, e nella morale non è altro che libertà primieramente dell'animo, dove la ragione è legge, poi del mondo esteriore e civile in cui ella si diffonde con le istituzioni e le leggi di una repubblica ben temperata. Costituendo una sorta di trade union tra Dio, natura e società, il cristianesimo panteistico fa dell'uomo, cito sempre Gioberti, fa dell'uomo un individuo, della famiglia un popolo, dei popoli l'umanità, dei mondi l'universo. Tuttavia, il pensiero di Gioberti è in continuo movimento e particolarmente in questi anni giovanili non troverà mai quiete. Infatti, anche in questo momento panteista, la concezione del divino, ecco una cosa che può anche sembrare strana, oscilla contraddittoriamente tra una piena trascendenza, la quale conduce ad una ferma in relazione tra l'uomo e Dio, e uno schietto panteismo, in cui finito e infinito vengono a coincidenza senza troppi dubbi di sorta. Detto questo, si può già ravvisare un fenomeno assai singolare. L'oscillazione tra trascendenza e panteismo nella giovanile formazione del pensiero giobertiano esclude nettamente quello che poi sarà il fulcro della riflessione matura, che si può riassumere nella celebre, o meglio, celebre ai tempi, celebre nel XIX secolo, formula ideale, la quale instaura la fondamentale relazione o mediazione tra l'umano e il divino. L'ontoteismo conduce Gioberti a una sofferta e travagliata forma di panteismo, nella quale, senza pure tener conto delle oscillazioni nella trascendenza, si giunge ad una completa identità tra essere ed enti, o per dirla in termini più schiettamente giobertiani, tra enti ed esistenti. E sarà proprio tale identità che successivamente verrà vigorosamente combattuta dal filosofo torinese. Tuttavia, per comprendere la critica e il distacco dal panteismo, è necessario tracciare per sommi capi, in maniera estremamente semplificata, il nucleo fondamentale della sua riflessione filosofica, che per l'appunto viene riassunto nella celebre formula ideale, che così recita: l'ente crea l'esistente, l'esistente ritorna all'ente. Molti critici del pensiero di Gioberti e anche Spaventa si unisce a questa critica, che rivolge per lo più ai giobertiani. Spaventa afferma che è tipico dei giobertiani riprodurre e riaffermare questa formula come un vero e proprio mantra, però spogliandola di un reale significato. Essa per l'appunto si compone di due cicli, il primo detto mimetico, il secondo metessico. L'accento e l'enfasi che Gioberti pone in ciascuno dei due cicli può ben descrivere le due macrofasi in cui storicamente si è distinto il suo pensiero.
quella ontologica e per l'appunto quella protologica. Il periodo protologico può essere rappresentato dal primo ciclo, l'ente crea l'esistente. Dio crea il mondo e tale principio unifica tutto il sistema del reale, ma la mente e l'intuito rimangono pura e semplice contemplazione. L'atto creativo avviene al di fuori del soggetto che conosce, o dallo spirito, usando una terminologia più cara agli idealisti anche. Così come le idee platoniche erano presenti nella psiche in quanto ricordo nascosto di una vita anteriore. Chi conosce in questa maniera, ossia lo spirito nell'atto della riflessione, non è che una sorta di duplicato del reale, poiché il reale si svolge da sé, anche senza l'umana conoscenza. In questo modo, lo spirito, posto come mera individualità contingente, appare svalutarsi e vanificarsi. Il pensiero giobertiano in questa prima fase è schiettamente platonico, anche se più che il Platone storico, quello che domina il sistema del torinese, è il Platone della discendenza plotiniana. È anche quello di Malebranche, pensatore attraverso il quale Gioberti abbandonò il panteismo di derivazione spinoziana. A causa del francese, la filosofia giobertiana in questa fase si determina alla maniera di una dottrina dell'intuito, come conoscenza immediata dell'assoluto e della riflessione, la quale empiricamente distingue nel contenuto dell'intuito le cognizioni concrete. Si potrebbe dire che queste due forme della conoscenza, la prima necessaria e la seconda contingente, possono rappresentare due metodi, due sistemi, il metodo dell'intuito che porta all'ontologismo, il metodo della riflessione che porta allo psicologismo, o anche il razionalismo, anche qui c'è una sovrapposizione terminologica. Per l'ontologismo, la dottrina dell'essere si risolve in un primo ideale reale. Il primo principio del conoscere è, anche geneticamente, il primo principio dell'universo. La filosofia giobertiana del periodo ontologico si definisce dunque come platonica. È una filosofia dell'ente, dove l'esistente non ha ancora acquisito una vera autonomia, una vera e propria personalità filosofica. Gradualmente, il secondo ciclo della formula ideale comincia ad avere sempre maggiore importanza ed ecco il formarsi del periodo protologico giobertiano, svolto a superare la mera ontologia del periodo precedente e a interpretare la realtà come un essere vivente, un'organica serie di relazioni che intercorrono tra i due poli della formula, l'ente creatore e l'ente e l'esistente che pensando ricrea. L'uomo così non è più eliminabile dall'ordine del reale, non è più lo spettatore, ma, usando una terminologia specificatamente giobertiana, il principale attore. L'uomo diviene necessario a Dio, come a Dio a lui è necessario, e necessaria diviene la conoscenza perché il doppio ciclo si realizzi. Le relazioni delle idee si medesimano con la mente che le intuisce, le svolge e le attua, anziché illuminarla dall'alto. E divengono in questa maniera la verità intima, non una semplice manifestazione esteriore dell'ente. Si può dunque affermare che nel periodo protologico, in gran parte consistente nella stesura delle postume, Gioberti cerchi di costruire una filosofia dell'atto creativo, cioè della realtà storica vivente nello spirito umano. Il filosofo torinese sviluppa il concetto della metessi, ossia il ricreare quell'uomo fa in sé di tutta la natura creata. Col pensarla, il ricreare si estende persino a Dio. Questo concetto del ricreare è il concetto della mediazione, ossia dell'atto con cui lo spirito fa propria la realtà rifacendola e viene presentato come l'affermazione della libertà spirituale che crea la sua storia. Scrive infatti il torinese nella protologia, cito, «La vita degli uomini è una piccola cosmogonia e teogonia, perché tali uomini sono creatori, e tale creazione è il pensiero in quanto creare non è altro che pensare, e pensare che creare, e tutto il mondo è il mezzo ordinato allo svolgimento del pensiero. Religioni, istituzioni, lettere, rivelazioni sono strumenti di mentalità. Questa è la legge sovrana del mondo, il trionfo del pensiero». Come si è potuto notare, il percorso filosofico di Gioberti è piuttosto accidentato, poiché in esso vengono assorbite e successivamente ripudiate una moltitudine di dottrine filosofiche,
con la prova a un risultato inedito e originalissimo, che avrà notevoli strascichi nella storia del pensiero italiano. È dunque fondamentale comprendere come avviene la presa di distanza dal panteismo, dottrina filosofica che aveva caratterizzato una importante fase giovanile della sua speculazione. A tal proposito, può essere interessante confrontarsi con un'opera cosiddetta minore, ma che costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo del pensiero giobertiano. Sto parlando della lettera intorno alle dottrine filosofiche e religiose del signor di Lamennais, risalente alla fine del 1840. In questa lettera, Gioberti costruisce uno dei suoi discorsi più ampi intorno e contro il panteismo, il quale influenzava in maniera essenziale le chissi di un filosofie dell'abate bretone, col rischio che la sua filosofia, pur nella sua ortodossia, nella sua cattolicità, determinata dalla sua fondazione nell'essere divino, ripristinasse la mortale confusione tra finito e l'infinito, tra il mondo intellegibile e quello del sovrintellegibile. Proprio nella confusione tra intellegibile e sovraintellegibile consiste l'imperdonabile errore del Lamennais, il quale, dimostrandosi come un discepolo del vizio radicale del razionalismo moderno, vuol fare del mistero religioso un teorema puramente filosofico, scrive Gioberti. Vi citerò ovviamente la traduzione italiana, una traduzione italiana dell'epoca, perché l'originale è in francese. Dato, esiste una bella edizione che pubblica edizione originale in francese con la traduzione che risale al 1970, purtroppo fuori catalogo, per Marzorati. Scrive Gioberti, la teoria che egli espone su questo gran mistero è ben lontana da essere al coperto della critica ortodossa, ma soprattutto è intollerabile la sua pretensione di farne un teorema puramente filosofico. Questa pretensione è assurda e in filosofia e in religione. La buona teologia non permetterà mai questo abuso, giacché, volendo adattare un mistero alla ristrettezza dell'umana ragione, si snatura e si risolve in sabellianismo, in socianismo, cioè in razionalismo puro, tal qual regna in alcuno dei vostri filosofi, e specialmente in Alemagna. Lamennais, infatti, non considera il fatto che l'ente si presenta allo spirito come bilaterale, recando in sé una parte chiara ed evidente, razionale, e un'altra oscura e misteriosa, sovrannaturale o sovraintelligibile, e che la mente umana può sì conoscere direttamente la prima, ma può apprendere indirettamente, ossia per mezzo di analogie rivelate, la seconda. Il peccato panteistico del Lamennais consiste nel non tener conto di queste due parti, ritenendo, da ultimo, che la parte sovrintellegibile possa essere conosciuta nello stesso modo con cui la mente conosce le cose chiare ed evidenti tipiche del discorso scientifico. Tuttavia, la questione più interessante, si fa più interessante, quando il discorso sul panteismo permette a Gioberti di chiarire il significato del primo ciclo della formula ideale, ovvero l'ente crea l'esistente, il quale si era mai consolidato come il fulcro fondamentale della sua filosofia. Ripeto, siamo intorno al 1840, quando diciamo la fase ontologica, per definirla secondo la classificazione che abbiamo dato, prende una forma, diciamo, ben costituita. Se anche Lamennais pone alla radice del suo sistema filosofico l'idea dell'ente, egli la intende esclusivamente come un essere semplicemente astratto, precludendogli così l'atto creativo, in questo modo facendo precipitare la sua riflessione nell'errore fondamentale del panteismo, scrive Gioberti. Ora, il difetto di Lamennais, in qualche luogo delle sue opere, è d'aver considerato l'essere nella sua semplicità astratta che, essendo ugualmente applicabile al creatore e alle creature e non potendo niente produrre, conduce necessariamente all'ipotesi di una sostanza unica, cioè a dire al panteismo. Questo passaggio è di estrema importanza perché permette di comprendere che per Gioberti l'idea dell'ente non è sufficiente da sola a liberare la dottrina del Lamennais dall'esito panteistico.
Ecco, qui quindi che diventa fondamentale per tutta la filosofia gioberziana il discorso della formula, è il discorso della creazione. Dio, infatti, deve essere concepito come il supremo ente creatore, poiché solamente attraverso l'atto creativo si possono mettere in relazione il finito e l'infinito senza confonderli, ma tenendoli ben distinti nei cicli instaurati nella formula ideale. È lo stesso Gioberti a spiegare questo passaggio essenziale, sempre nella lettera alla Mennè, e non perde l'occasione di fare una breve ma chiarificatrice digressione biografica, la quale vuol rendere conto del suo distaccamento giovanile dall'amore panteista. Adesso mi scuso per la citazione un po' lunga, ma diciamo è molto pregnante. Scrive Gioberti: io, quanto alle conseguenze perniciose della teoria dell'essere astratto, posso citarvi la mia propria esperienza, se mi permettete, signore, per parlarvi per poco dei miei studi. Ovviamente qui si rivolge alla Mennè. Essendomi con fiducia abbandonato più di 10 anni addietro al principio dell'essere astratto che credevo sicuro e avendone seguito le conseguenze con logica rigorosa, mi trovai panteista senza avvedermene. Dopo vani tentativi per modificare questo panteismo forzato, corollario di una premessa falsa ma speciosa e sanzionata da qualche nome rispettabile, e per conciliarlo con le verità cristiane, conobbi che mi ero ingannato e che doveva ritornare sulle mie orme e riprendere le mie analisi e le mie sintesi. Ma vidi che per evitare l'errore bisognava aggiungere all'idea dell'essere qualche altra nozione che fosse nello stesso tempo primordiale e dipendente dalla prima, giacché se essa non fosse primordiale al riguardo al nostro spirito, sarebbe impossibile acquistarla, che il concetto... Prego. Che il concetto solo dell'essere è in secondo di sua natura. Se esso non fosse dipendente e generata da altra idea, si cadrebbe in un dualismo assoluto che non è meno assurdo del panteismo, impossibile ad evitarsi nell'altra ipotesi. Si può ottenere questa seconda nozione togliendo l'essere dal suo stato astratto e considerandolo come concreto assoluto e creatore, mentre l'essere considerato in questo modo contiene l'idea di un effetto, vale a dire di una esistenza che non fa punto parte della sua natura, ma che libero prodotto del suo volere si lega a lui per mezzo della creazione. Così, secondo questo punto di vista, vi sarebbe un sol principio da cui partirebbe lo spirito umano, cioè l'idea dell'essere puro e necessario, che crea l'esistenza contingente, e questa verità, principio, produrrebbe un principio fatto, cioè la realtà dell'esistenza medesima, e spiegherebbe la sua distinzione sostanziale con l'idea intermedia dell'azione creatrice. Si può dunque notare che la teoria dell'intuito intellettuale non è un'arma sufficiente affilata per combattere il panteismo. L'ente deve essere caratterizzato come libero atto creatore, o meglio, come concreto, assoluto e creatore. Per cui, ultima citazione lunga giobertiana, il pensiero intuitivo deve percepire la causalità completa, sostanziale e libera dell'essere, e che in conseguenza la verità che egli percepisce può essere espressa con questa proposizione: l'essere crea l'esistente, che mi sembra composta con le parole le più semplici, le più proprie, le più precise che possano impiegarsi nelle nostre lingue. Questa formula è quella che io ho chiamata ideale. Dunque, per scongiurare il panteismo, Dio doveva essere inteso come un ente realissimo e creatore. È curioso che nell'introduzione allo studio della filosofia, opera risalente più o meno agli stessi anni, Gioberti attacchi il razionalismo di Antonio Rosmini, il quale gettava le fondamenta del suo sistema sull'idea dell'essere, ovvero il primo oggetto che l'intelletto umano può intuire, anche grazie all'aiuto di Spinoza, filosofo che nella lettera di La Mennè era stato definito come il più rigoroso e il più terribile panteista che sia esistito. Per il filosofo torinese, Spinoza dimostra, cito, con rara profondità d'ingegno, che la verità dei concetti razionali dipende dall'ordine con cui si filosofa e che quest'ordine deve essere ontologico.
E Gioberti riprende così lo scoglio della decima proposizione della seconda parte dell'Etica, che in italiano così recita. Faccio proprio la citazione come la fa Gioberti. E la causa di ciò è stata, io credo, che essi non hanno osservato l'ordine richiesto per il filosofare, giacché hanno ritenuto che la natura divina, che dovevano considerare prima di tutte le altre cose, poiché essa è anteriore sia per la conoscenza sia per natura, fosse l'ultima nell'ordine della conoscenza, mentre hanno creduto che le cose, dette oggetti dei sensi, fossero anteriori a tutte le altre. Donde è venuto che, mentre consideravano le cose naturali, a nulla hanno pensato meno che alla natura e, quando poi hanno rivolto il loro animo a considerare la natura divina, a nulla hanno potuto considerare meno che alle loro prime finzioni, su cui avevano costruito la conoscenza delle cose naturali, giacché tali finzioni non potevano giovare in nulla alla conoscenza della natura divina, e perciò non deve destare meraviglia che essi si siano contraddetti a ogni passo. Riprendendo la critica di Spinoza ai razionalisti, Gioberti rimarca le distanze della filosofia di Rosmini, il quale, per il torinese, rimane uno psicologista al pari di Cartesio. Per Gioberti, come in questo caso per Spinoza, il pensiero, inteso come attributo finito dell'uomo, deve avere il suo principio nell'assoluto, in quell'ente in cui tutto nel pensiero si unifica e che perciò costituisce il fondo di tutte le idee, quell'ente che non è idea dell'uomo, ma un'idea, come la intendeva Platone, una realtà, la somma realtà, che è presente al pensiero e che lo determina in quanto tale. L'ente è dunque il fondo di tutte le cose, ma come loro principio, o meglio come attività creatrice. Contenuto dell'intuito non è perciò l'essere ideale, come aveva detto Rosmini, ma l'ente realissimo e creatore. Nell'introduzione la formula ideale acquisisce proprio tale significato, l'ente crea l'esistente, ossia l'oggetto particolare che percepiamo nell'esperienza come esistente e che si pensa solo in quanto si scopre nel fondo del pensiero, dove è intuito come prodotto di un ente che, a differenza di un oggetto particolare, è infinito e assoluto e fa essere o crea questo oggetto come crea tutte le cose, commenta Gentile. Il Dio, pertanto, non si disperde nella creatura, anzi vi si ritrova, perché nella sua coscienza, in cui si attua la sua potenza creatrice, torna a sé. E come intuito del suo atto creativo e come riflessione che si esercita a grado attraverso la storia, sull'intuito originario. Il Dio, insomma, che riempie di sé tutto e risplende per tutto, e non è la natura naturante del panteista, ma il pensiero che si irradia per illuminarci e spiega la sua operosità per conquistare la coscienza e così realizzare la propria autocoscienza, donde il doppio ciclo della formula. L'ente crea l'esistente, l'esistente ritorna all'ente. Ho quasi finito. È chiaro che oramai il tema fondamentale della teoresi giobertiana consta quasi esclusivamente nell'approfondimento della relazione tra enti e esistenti, essere il molteplice tra Dio e mondo, relazione che deve essere posta come atto creativo, pena la ricaduta nella soluzione aporetica ed eterodossa e di conseguenza inaccettabile del panteismo. Inaccettabile perché, come scriverà Gioberti nel suo corso di filosofia, il Dio dei panteisti è, questa è traduzione mia, perché il corso di filosofia è stato pubblicato in francese, sempre anche quello scritto a Bruxelles tra 1840 e 1841, il Dio dei panteisti è una mescolanza tra l'idea del vero Dio e quella del mondo. È un mostro bizzarro, una nozione contraddittoria che si compone di creato e increato, di finito e infinito, di contingente e di necessario, di relativo e di assoluto, di imperfetto e di perfetto, eccetera, eccetera. Dio in tale sistema è tutto quello che esiste. Noi stessi, noi siamo dei piccoli frammenti e degli scampoli di divinità. Chiudo la citazione. Questa riduzione del tutto all'unità divina della sostanza non permette il giustificarsi dell'atto creativo, come libero e partoriente gli esistenti dal nulla. Aggiungerà Gioberti in altre pagine sempre negli stessi anni.
Le note essenziali del panteismo si possono dunque ridurre a due, cioè primo all'unità di sostanza, secondo all'esclusione di ogni creazione sostanziale. Il secondo carattere, come ognun vede, è la conseguenza necessaria del tutto. Il panteismo si risolve in questo modo in un vero acosmismo, in una negazione del mondo e del finito, in quanto da ultimo essi possono essere considerati come identici alla sostanza divina. Tutto il periodo protologico si può considerare come una rielaborazione di questa prima fase del pensiero giobertiano, perché di mimesi e di metessi, ossia di imitazione contingente e di partecipazione assoluta dell'idea nel fatto concreto, non si può parlare se non a partire dalla missione di un principio trascendente, l'ente creatore dell'esistente. Tuttavia, nella più matura evoluzione del pensiero giobertiano, questo comincia a distaccarsi dal platonismo che lo aveva caratterizzato, prendendo una strada nuovissima ed inedita, strada che forse il filosofo turinese aveva intravisto grazie al confronto-scontro col panteismo. Infatti, in origine, la creazione era concepita come estrinseca all'essenza divina e non poteva essere che una sorta di degradazione effimera dell'assoluto. In questo modo, scrive Santino Caramella, un importante interprete del pensiero giobertiano, il mondo veniva a riflettere il suo punto di origine, sicché a questo punto non al mondo doveva rivolgersi la conoscenza, come al tipo riprodotto della realtà. In essa, dunque, una nuova via costituiva l'ultima fase del pensiero giobertiano. In essa il duplice rapporto mimetico-metessico si faceva sempre meno formale ed esteriore, ma sempre più interiore e reale. E ciò, anzitutto, nel senso che la mimesi, come aspetto della realtà e come categoria del pensiero, non è più una semplice imitazione demiurgica, ma una riproduzione e una rigenerazione dell'assoluto nel contingente, ossia un'imitazione della creazione come atto espansivo del mio divino. Allo stesso modo, la metessi non è più un semplice partecipare a un qualcosa di superiore, ma la presenza efficace e sostanziale di questo. Ed ecco che così il primo ciclo risulta contenere il principio della trascendenza, il secondo quello dell'immanenza. Così, col secondo ciclo creativo, l'individuo si accosta progressivamente a Dio, anzi, si divinifica, si deifica. E quindi la metessi è il risultato graduale di questa divinazione, è al contempo il ritorno all'assoluto e la sua incarnazione. Due righe, ho finito. L'interpretazione idealistica ha posto l'enfasi sul risultato ultimo della riflessione giobertiana, in cui il tormento speculativo e religioso del filosofo torinese si può ravvisare in questo incessante anelitare ritorno nell'uno, dopo che l'uno è stato scoperto nei molti, perché così si è ritrovato e occorre afferrarlo del tutto, identificarsi con esso. Tant'è che è stato scritto che il vero Gioberti si trova proprio qui, cito, nell'irismo della mentalità pura, e mostra in tal posizione ultima del suo pensiero, diremo così, esoterico, il suo punto di individuazione nella storia della filosofia. Che Gioberti sia solo questo può essere pure opinabile. Opinabile non è che per giungere al risultato ultimo della riflessione filosofica il torinese abbia dovuto tener conto, talvolta anche profondandovisi, di quel panteismo tanto amato quanto odiato. Ho concluso, spero non tediandovi troppo. Bellissima relazione sulla filosofia giobertiana che ha messo, a mio giudizio, almeno molto bene in luce la complessità e anche gli elementi problematici che persistono nel pensiero di Gioberti. Io a questo punto apro lo spazio per il dibattito. Saluto Francesco Toto e chiedo se ci sono, diciamo, delle domande, degli interventi. Io ho alcune cose da dire, però eventualmente se qualcun altro vuole intervenire prima di me, gli lascio la parola.
No, perché il pensiero di Gioberti è un po' per iniziati, me ne rendo conto. Allora, Amedeo lo sa e non se la prende. Allora, no, ti chiedo io alcune cose che peraltro, diciamo, ripropongono alcuni problemi dei quali abbiamo avuto già modo di discutere. Allora, si ha l'impressione, anche ascoltando quanto tu hai detto oggi, che la prima parte della formula sia cautelativa in realtà, no? Sia un aspetto che Gioberti pone in evidenza per sfuggire all'accusa di panteismo che continuamente lo insegue, no? Tant'è che Rosmini lo accusa proprio di questo, no? In realtà, di essere profondamente panteista, di utilizzare, diciamo, il verbo creazione così in una maniera meramente, appunto, cautelativa. L'idea è che sia molto politico questo pensiero, in realtà, cioè che nel momento in cui un filosofo cattolico si apre alla modernità, all'esigenza di investire il reale di un compito storico, che per lui evidentemente è la costruzione dello Stato unitario, costruisce un'ontologia panteista e razionalista. Questo è l'elemento che mi pare più significativo, cioè la cifra politica del panteismo, dell'ontologismo, diciamo meglio, giobertiano. E su questo appunto volevo chiederti se si poteva in qualche modo connettere quanto tu hai detto con il Gioberti politico. E il secondo aspetto sul quale mi interesserebbe che tu dicessi qualcosa è il tema del linguaggio, no? Perché poi in realtà ciò che diventa nella filosofia giobertiana è l'esperienza capace di testimoniare l'identità, o meglio, il ritorno dell'ente, dell'esistente all'ente, è il linguaggio, no? E quindi un pensiero che comincia a guardare con grande attenzione alla storia. Per questo piaceva molto a Gentile, no? L'altro filosofo che viene in mente è Vico, da questo punto di vista. E quindi ti volevo chiedere appunto un po' questo tema, cioè quanto come si concretizza il ritorno all'ente da parte dell'esistente, quindi l'aspetto linguistico, e se anche Vico è un autore molto importante per Gioberti, analogamente a quanto lo farà per Gentile. Gentile, che soprattutto faccio riferimento alla prima parte del tuo intervento, sembra molto giobertiano, no? Perché poi in realtà questo ricreare continuamente l'esistente nel pensiero è un elemento che fa pensare all'attualismo. Ecco. Non dico altro. Io purtroppo adesso devo lasciarvi, cioè rimarrò connesso, ma spengo la telecamera perché devo andare a prendere il ragazzo con la macchina e quindi rimango connesso dal cellulare. Ringrazio molto Amedeo, vi ringrazio tutti. Tra un po' mi ricollego anche in video, ma lascio, diciamo, a Francesco la moderazione. Va bene? Va bene, Francesco? Va bene. Grazie. Grazie, grazie. Sarò il più breve possibile anche per non togliere tempo agli altri interventi. Beh, io ammetto che, diciamo, nella mia lettura del pensiero giobertiano, ammetto di essere molto debitore dell'interpretazione idealistica o neoidealistica che diciamo, nelle sue forme fondamentali, secondo me, dà una visione del pensiero giobertiano molto persuasiva e tutta volta a valorizzare l'ultima parte della sua riflessione, quella che abbiamo definito come protologica. L'influenza del pensiero giobertiano rispetto alla filosofia gentiliana, secondo me, è enorme. È stato anche l'argomento della mia tesi di laurea.
Un grande studioso di Gentile era Augusto Del Noce, il quale spesso sintetizzava, diciamo, le sue vie interpretative per, in poche formule. Sostanzialmente diceva che l'idealismo attuale di Gentile è il giobertismo privato dell'ontologismo, quindi è l'ultima fase del giobertismo portata alle estreme conseguenze. Ripeto, poi anche storicamente Gioberti è stato il protagonista della tesi di laurea, la riedizione degli strati giobertiani nella nuova protologia del 1911, che non a caso collima con la pubblicazione di quello che è considerato come il manifesto dell'attualismo, ossia l'atto del pensiero e l'atto puro. Quindi ci sono anche coincidenze storiche che in realtà non sono semplici coincidenze. Vico anche qui, secondo me, è uno dei pensatori di Gioberti. Anche questo è un argomento che nel mio piccolo avrei sempre voluto approfondire con un progetto, però ahimè il tempo è quello che è. È chiaro che tutto questo, diciamo, rimarcare l'importanza dell'atto creativo, della creazione e del vero in quanto costruito, sostanzialmente in quanto creato, è debitore dell'istanza vicchiana. Sicuramente Vico, Gioberti legge Vico come legge tanti altri pensatori della modernità, e la cosa, diciamo, singolare di Gioberti, oltre all'esito della filosofia, è proprio questo. Gioberti è un pensatore cattolico ed è anche sacerdote. Nel 1827 prenderà gli ordini alla congregazione di San Filippo Neri. Tuttavia, la sua formazione non è una formazione classica di un sacerdote. In lui tutto, diciamo, la tradizione tomistica è quasi inesistente. I pensatori meglio tardo antichi, si fanno strada attraverso Agostino, c'è attenzione al platonismo, ma poi si salta praticamente direttamente alla modernità. Cioè, stiamo parlando che è un pensatore che si è formato sui grandi testi della modernità, quelli che potevano essere recepiti a quel tempo. E quindi di qui, diciamo, il cattolicesimo poco ortodosso del Gioberti, che pur si definiva come un cattolico ortodosso, ma era tutt'altro che ortodosso, tant'è che Invisolo era allora, Invisolo è al giorno d'oggi, perché credo che l'opera di Gioberti sia ancora messa all'indice dalla Chiesa Cattolica. E, sì, mi era apparso la domanda perché amore e odio per il panteismo. Sì, molto semplicemente perché in gioventù, come ho brevemente detto, c'è proprio una vera fase che riconduce il panteismo anche a un razionalismo radicale. Cioè, sono due fasi che si contrastano. Prima una di assoluto fideismo e una di assoluto razionalismo, chiamiamolo così, che sfocia nel panteismo. Panteismo che poi, come Gioberti stesso racconta, verrà ripudiato, ma come dire, Gioberti attraverso Spinoza in qualche modo ne farà uso per costruire l'ultimo corso della sua filosofia. Ecco, io qui mi non proseguirei perché non vorrei già aver fatto tardi. Allora, grazie ad Amedeo Roncato. Se c'è un'altra domanda è possibile farla. Se non vedo però levarsi di mani virtuali, passo invece, ringraziando ancora il primo relatore, la parola al secondo. Vi devo dire che oggi non era previsto che io ci fossi, però Francesco aveva un inconveniente.
Quindi io chiederò ad Armando e ad Alessio di fare di tutto per stare dentro la mezz'ora, perché alle 6:30 dovrei poter chiudere. Se poi non è possibile, vediamo. Però insomma, se stiamo dentro la mezz'ora, poi se sono 35 minuti non muore nessuno, abbiamo anche un po' di spazio per la discussione che sarebbe, che senz'altro ci sarà. Ma io cedo appunto la parola ad Armando Mascolo, che è ricercatore presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno, e si è occupato di molte cose, e fra cui Leopardi, Schopenhauer, Ganivet, o come si pronuncia, Unamuno, grazie, e tanto altro, e che però oggi ci parla della lettura che renziana, non renziana, del pensiero di Spinoza, con un intervento dal titolo Il serpente in sé ritorto, Spinoza nella visuale scettica di Giuseppe Renzi. Ma gli cedo senz'altro la parola, ringraziandolo ancora, ringraziando tutti quelli che ci ascoltano. Sono io che ti ringrazio, innanzitutto piacere di conoscerti, anche se virtualmente, perché ci siamo semplicemente scritti nel corso degli ultimi mesi, da quando è iniziata l'organizzazione di questo ciclo seminariale. Io ho già ringraziato il professor Cerrato per il graditissimo invito, che mi ha dato anche la possibilità di riprendere alcune pagine renziane, particolare appunto quelle dedicate a Spinoza. Io mi sono occupato principalmente della lettura renziana di Schopenhauer e di Nietzsche, quindi sto curando adesso un volumetto che uscirà prima dell'estate, che raccoglie tutti gli scritti su Nietzsche di Renzi. Io cercherò anche io, come il relatore che mi ha preceduto, di attenermi quanto più possibile a degli appunti, ad un testo che ho preparato, per cercare, come dicevi, di stare entro la mezz'ora. Di sicuro Giuseppe Renzi è un pensatore molto, molto complesso, spesso contraddittorio, che vanta una produzione a dir poco sterminata. Io ho contato circa 70 opere in volume e centinaia di articoli che sono apparsi su riviste, volumi e giornali. Di sicuro nell'ambito del panorama filosofico italiano della prima metà del Novecento, sicuramente quella di Renzi è una figura, una personalità eccentrica, da alcuni considerato, non si sa bene se ha torto o ha ragione, a mio avviso ha ragione, è Tilger che lo dice, il migliore scrittore di filosofia nell'Italia del suo tempo. E di sicuro Renzi incarna in qualche modo, in maniera emblematica, la crisi nichilista, in qualche modo, il mal du siècle che abbracciò l'Europa tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX. Di sicuro il pensiero renziano, sia che si esprima, diciamo, mediante la sistematicità del libro, o che si affidi in qualche modo, come ha fatto nella fase finale del suo pensiero, penso soprattutto alle pagine di diario, sia quindi che si affidi alla icasticità, per dir così, del frammento, è costantemente attraversato da un tormentato pessimismo che non fa altro che disvelare in tutta la sua pienezza il dramma dell'uomo moderno lacerato di fronte ad un mondo disincantato e vuoto, cui ormai praticamente anche il razionalismo positivistico faticava ad attribuire un senso. Quella di Renzi è stato scritto che è una figura, è un'anima scissa, dimidiata dall'amara e lucida consapevolezza della contraddizione, quale fondamento costitutivo del reale, ed è stato scritto che Renzi non appartiene né alla solida e compatta tradizione positivistica che chiude l'Ottocento italiano ed apre la corrispondente fase dei primi anni del Novecento, né si allinea con la tradizione che si attesta nella storia della filosofia italiana con l'affermazione del neo-idealismo.
ma rappresenta in buona sostanza una voce solitaria, un vero e proprio spirito critico capace di gettare uno sguardo incisivo sulla vita e sul mondo da una prospettiva, come dice lo stesso Renzi, dichiaratamente scettica. Ed è proprio l'assunzione della, per così dire, della lente critica della scepsi, che in lui si unisce a un raffinato spirito di osservazione, a un desiderio ambizioso per la conoscenza, a una spiccata sensibilità verso il mondo dell'antica Grecia e a una particolare visione del progresso e della storia, tutto questo contribuisce a conferire a Renzi una complessa personalità creatrice di pensatore tragico. Ora, nell'arco del lungo e complesso percorso intellettuale di Renzi, sicuramente sono diversissimi gli autori e le correnti filosofiche con cui il filosofo veronese ha saputo porsi in un serrato e fecondo dialogo e che ne hanno in qualche modo tracciato, anche se nell'alveo di una rielaborazione teorica fortemente personale, il cammino speculativo. Tra queste correnti, tra questi autori, sicuramente vanno annoverate lo scetticismo antico, in particolare attraverso le figure di Gorgia e Sesto Empirico, lo stoicismo, Platone, un certo modo di guardare a Kant, il pessimismo di Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche, ma anche il positivismo di Ardigò e la filosofia della vita di Simmel. Ora, in questo ampio scenario, un posto del tutto singolare e rilevante occupa il pensiero di Spinoza. E, a Spinoza, al filosofo di Amsterdam, Renzi dedica una monografia, come è risaputo, una monografia dal titolo appunto Spinoza, pubblicata dall'editore Formigi nel 1929. E questa è una prima stesura, è una prima versione della monografia dedicata a Spinoza, è una versione che poi nel 1941 verrà ripubblicata dall'editore Bocca in una versione postuma, mai corretta e rivista da Renzi, ed è una versione sostanzialmente invariata nella sua elaborazione teorica, ma più estesa nella forma, ed è strutturata, che è strutturata in piccoli capitoli. Una cosa, diciamo, un'annotazione di un certo rilievo può essere il fatto che la famiglia di Renzi abbia affidato la correzione delle bozze a due allievi dello stesso Renzi, ovvero Giacomo Vidoni, ma soprattutto a Ida Vassalini, che a sua volta fu filosofa, insegnante, poetessa, indologa, ed è allieva non solo di Renzi, ma anche di Piero Martinetti, di cui si parlerà nella relazione successiva. Ora, prima di questa monografia, del 29 e poi del 41 su Spinoza, altre tracce dedicate al filosofo olandese da parte di Renzi si trovano in altre due opere precedenti, ovvero il Genio etico, che è del 1912, il cui decimo capitolo è intitolato Platone commentato da Spinoza e da Kant, e In autorità e libertà, che è un testo di filosofia politica del 1926 e il cui quinto capitolo è intitolato appunto Spinoza. Ora, capirete bene che restituire diciamo, in tutta la sua complessità la lettura renziana di Spinoza è un'impresa quanto mai ardua, perché Renzi di fatto tocca tutti i principali temi del pensiero di Spinoza in ambito ontologico, gnoseologico, morale, religioso, eccetera. Però è stato notato da un fine studioso del pensiero renziano, il compianto Aniello Montano, è stato che ha curato tra l'altro un'edizione dello Spinoza, quello del 1929 per Guerini e Associati, Montano scrive che Renzi non scrive i suoi saggi e le sue monografie con un intento puramente filologico-storiografico, bensì essi sono altrettanti capitoli del libro che espone la sua filosofia. Servono a meglio illustrarla e delucidarla. Del resto poi è lo stesso Renzi, diciamo, a chiarire come a lui non interessi
esporre Spinoza storicamente. Importa, e leggo, cito Renzi, importa esporlo secondo lo sentirebbe oggi colui nel quale il motivo spinoziano, motivo immortale, rivivesse di vita profonda ed ardente. Si tratta quindi in qualche modo di una lettura molto personale. Potremmo parlare addirittura di una sorta di sovrainterpretazione in virtù della quale Renzi, riscontrata una certa affinità con Spinoza, anziché riconoscere, diciamo, la presenza di elementi razionalisti del suo pensiero, tenta di individuare dei fattori irrazionalisti nel pensiero spinoziano. Ora, se così stanno le cose, per dare, diciamo, un taglio, trovare in qualche modo una chiave di interpretativa della lettura renziana di Spinoza, secondo me in questa lettura Renzi risente fortemente dell'influenza di quelli che possiamo definire, possiamo considerare come i veri e propri numi tutelari della riflessione filosofica di Renzi, ovvero Leopardi, Schopenhauer e Nietzsche. Ed è attraverso il loro pensiero, infatti, che Renzi, sin dalle sue prime opere, conduce quella che è stata una vera e propria requisitoria di quella che lui definisce la piatta alterazione ottimistica della realtà posta in essere da tutti i sistemi filosofici, ma soprattutto dalla filosofia idealistica di matrice hegeliana, la cui massima espressione in Italia era ovviamente allora incarnata dalle figure di Croce e di Gentile. Tra questi tre numi, tra Leopardi, Schopenhauer e Nietzsche, sicuramente il pensiero di Schopenhauer è quello più, a mio giudizio, è quello più rilevante, ed è proprio Schopenhauer a indirizzare l'interpretazione che Renzi offre di Spinoza su di un versante razionalistico, volontaristico e scettico. Per così dire, possiamo sostenere che il pensiero di Schopenhauer viene per così dire adoperato come una sorta di grimaldello concettuale volto a scardinare dalle fondamenta le posizioni teoriche proprie dell'idealismo immanente e della sua raffinata, come dice Renzi, arte di mascherare le contraddizioni insite nella storia, al solo scopo di ricondurle tutte a una sintesi in grado di comprenderle e di giustificarle. E del resto l'interpretazione di Spinoza, non è un caso, cade nel secondo periodo della riflessione filosofica di Renzi. Nell'autobiografia intellettuale è risaputo come Renzi faccia una tripartizione del proprio itinerario filosofico. C'è un primo momento, una prima fase, caratterizzato da un misticismo idealistico, quindi che arriva fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. C'è una seconda fase, che va invece dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale fino al 1930, che è caratterizzato dall'accentuarsi della visuale scettica e pessimistica, e poi c'è una terza e ultima fase che invece è caratterizzato da un misticismo spiritualistico che va dal 1930 al 1937. Quindi la prima versione dello Spinoza di Renzi del 1929 rientra a pieno titolo in questa seconda fase, quindi all'interno di questa polemica anti-idealistica condotta da Renzi. Il mio intervento, pertanto, intende concentrarsi su quei luoghi della lettura renziana di Spinoza nei quali maggiormente si avverte la presenza di Schopenhauer, luoghi che risultano tuttavia cruciali dell'intero all'interno del sistema filosofico di Spinoza e che dunque hanno in qualche modo la capacità di fornire una visione d'insieme dell'interpretazione renziana di Spinoza. Quindi ho sostanzialmente individuato tre nuclei tematici presenti nello Spinoza del 1929, che subiscono poi solo alcune ulteriori precisazioni nella versione del 1941. Questi tre nuclei tematici sono sostanzialmente il concetto di sostanza, quindi la dottrina spinoziana dell'essere,
Il volontarismo, quindi l'impronta volontaristica che Renzi conferisce alla sua lettura di Spinoza, e poi da ultimo, il terzo punto, è la concezione della storia, del processo storico, come eterno ritorno. Allora, il primo punto, cerco di analizzare quindi il primo punto, quello che ha a che fare con il concetto di sostanza, con la dottrina spinoziana dell'essere. Ora, la frase con cui si apre il lavoro su Spinoza del 1929 risulta emblematica e già decisiva. Scrive Renzi: il grandioso sforzo di Spinoza è quello di guardare la realtà con occhi umani, è quella di guardare la realtà non con occhi umani, ma con quelli stessi della realtà se essa ne possedesse. Un realismo la cui intrepidità non è mai stata oltrepassata. Un perfetto ateismo. Ora Renzi è talmente convinto della giustezza di questo giudizio da invitare i lettori di Spinoza a cancellare mentalmente la parola Dio per evitare di correre il rischio di non comprendere in maniera corretta l'etica di Spinoza, confondendo il Dio del filosofo olandese con quello rappresentato secondo il concetto comune delle religioni. E quindi, fedele a questo invito, che rivolge ai suoi lettori per tutta la trattazione della monografia dedicata a Spinoza, Renzi indicherà il Deus sive natura sempre con il termine essere. Questo essere, com'è da intendere, secondo Renzi? Com'è da intendersi? Questo essere è inteso subito come, scrive Renzi, il senso eterno, l'eterna matrice della natura, da cui le singole cose continuano a scaturire ed in cui sono continuamente riassorbite. Ora, nella iniziale identificazione dell'essere con il germe, come dice Renzi, con il germe o nocciolo profondo di tutto ciò che è, o con la legge eterna del prodursi di tutto, e nella rivendicazione che soltanto in questo modo va inteso l'essere e non come le singole cose transeunti, è già presente nell'interpretazione renziana di Spinoza una intonazione ermeneutica di tipo schopenhaueriano. Del resto, è lo stesso Renzi che nota che al fondo di tutto ciò che compare e scompare, dietro al velo di Maya, per dirla con Schopenhauer, bell'ordine, e cito Renzi, bell'ordine eterno, le leggi eterne che determinano il prodursi, il perire, l'avvicendarsi delle singole cose. Fine della citazione. Ma come per Schopenhauer, anche in Renzi, questo distinguere le cose singole dalla forza che le produce non implica una distinzione di piani ontologici, né una affermazione di un dualismo metafisico, per questo poi Renzi parla di monismo. Pur rivendicando logicamente e linguisticamente un piano dell'essere e uno delle singole cose pereunti, dice Renzi, Renzi si affretta a precisare che l'essere non è, e cito, alcunché di diverso dalla natura, ma è la stessa natura in quanto attivamente autocreantesi. Eterno ordine delle cose, leggi eterne di esse, che sono passeggere. Allora, la forza che produce le cose, le suscita e le tiene in esse si circoscrive, si realizza, totalmente si versa. In questo modo parlare di Dio, secondo Renzi, è lo stesso che parlare della natura. I due termini indicano il doppio versante della natura naturans in quanto creantesi e della natura naturata in quanto creatasi. Si tratta, però, è bene precisarlo, di termini che sono completamente depurati, per dir così, da ogni carica religiosa, da ogni connotazione trascendentalistica. E quindi l'essere allora coincide, secondo Renzi, nella sua lettura di Spinoza, con la actuosa essentia, la vis, la potentia, la virtus, la infinita potenzialità per cui le cose esistono e hanno la loro vera sostanza. Ora ritorniamo alla frase dalla quale siamo partiti, proprio l'incipit dello Spinoza di Renzi, ovvero il grandioso sforzo di Spinoza è quello di guardare la realtà non con occhi umani, ma con quelli stessi della realtà se essa ne possedesse. Allora, l'idea che la realtà
possa vedere se stessa dall'interno, ci porta ad immaginare proprio la rottura di quella separazione tra soggetto e oggetto che è stata alla base di molto della filosofia occidentale, compreso l'idealismo, al quale Renzi ovviamente non risparmia attacchi feroci. Ora, nella misura in cui necessariamente l'essere, l'abbiamo detto, un termine con il quale Renzi sintetizza la nozione di Dio o sostanza per evitare fraintendimenti di tipo terminologico, quindi se l'essere è ciò che è e non può che essere ciò che è, esso manifesta in modo eterno e necessario la sua potenza d'essere. Questo significa che tutto ciò che si manifesta nell'essere e per mezzo dell'essere, Spinoza direbbe in Dio e per mezzo di Dio, non risponde ad alcuna ragione assoluta o finalità estrinseca, se non quella di essere la testimonianza di una potenza assoluta. Scrive Renzi: nel fondo dell'essere non ci sono fini, poiché nel fondo dell'essere non c'è intelletto né volontà. Non ci può essere desiderio di chi, di che sia, tendenza verso che sia, moto ad una meta, scopo, fine. Tutto c'è già, tutto è, e in quest'è si assorbe la perfezione. L'essere non va verso nessun punto d'arrivo, non mette capo a nulla, non ha per scopo nessun raggiungimento, non fa che essere. La ragione dell'essere è unicamente di esserci, di essere, di manifestare eternamente la sua infinita potenza d'essere. La sua unica ragione, Nietzsche, nonostante la scarsa simpatia per Spinoza, enunciò la stessa idea di lui, è di dir di sì all'esistenza. Ora, tutto questo, secondo Renzi, è pieno irrazionalismo. Da questo punto di vista, la realtà è despiritualizzata, cioè non c'è una ragione che raffronti la realtà e sulla quale questa si modelli o debba modellarsi. La ragione, il senso delle cose, sta nel loro essere quelle cose e non altre, per pura necessità. Ed è questo il tratto irrazionalistico di Spinoza, secondo Renzi. Ed è una caratteristica che lo rende distante da Kant e dall'idealismo, ma che lo porta ovviamente vicino a Schopenhauer e Leopardi. E scrive Renzi: la dottrina di Spinoza costituisce dunque uno sforzo potente per assoggettare la ragione alle cose, all'essere com'è, anziché assoggettare o far dipendere le cose dalla ragione o spirito, proprio il contrario di Kant e dell'idealismo. Non vi è una ragione sopra le cose non sorgono da una ragione, ma da una cieca sostanza senza intelletto né volontà né fini. Questa negazione della teleologia è radicale negazione del deismo e insieme del razionalismo. E qui il punto importante. Dire con Schopenhauer, sono sempre parole di Renzi, dire con Schopenhauer che il mondo è originato dalla volontà, ma questa è cieca, non agisce per fini come la nostra, vuole per volere, cioè senza scopo fuori di sé, e dire con Spinoza, da lui tanto avversato, che la natura naturante non ha volontà né intelletto, è la stessa cosa. Anche qui il punto essenziale è l'operare del tutto senza fini, ciecamente, l'esserci perché c'è, l'aver ragione di essere, la non ragione di esserci. Allora, se così stanno le cose, possiamo ovviamente concludere che per Renzi l'essere in Spinoza corrisponde alla volontà cieca di Schopenhauer. Di fatto Renzi segnala in Spinoza la mancanza di una teleologia e in virtù di questa constatazione avvicina Spinoza all'irrazionalismo di Schopenhauer e di Leopardi. E da questo punto di vista possiamo dire che la sostanza spinoziana, cioè il principio a partire dal quale tutto può rigorosamente e necessariamente essere dedotto, muore geometrico, per il solo fatto di non avere uno scopo, un telos, da intendersi come una sorta di termine ad quem, no, preventivamente indicato e fissato, a cui tutto in senso aristotelico debba tendere, si trasforma nella ricostruzione fatta da Renzi in un principio cieco e casuale. E quindi questo è il primo punto attinente la questione, la dottrina dell'essere, e che avvicina
Spinoza nella lettura di Renzi a Schopenhauer. Il secondo punto è invece l'interpretazione della filosofia spinoziana in termini volontaristici. Ora, il Conatus, in suo esse perseverare, in virtù del quale ogni cosa si sforza per quanto è possibile di perseverare nel suo stato, tenendo conto solo di se stessa e non delle altre, viene da Renzi paragonato, o meglio fatto coincidere con la volontà cieca e irrazionale di Schopenhauer, con l'esplicita conclusione che il sistema spinoziano viene qualificato di impronta nettamente e schopenhaueriamente volontaristica. In questo modo viene confermata la tesi renziana di uno Spinoza irrazionalista, ma ovviamente viene completamente taciuta tutta una serie di altri problemi relativi, per esempio, al diverso modo di considerare il rapporto finito-infinito nei due filosofi o al modo di intendere rispettivamente la sostanza e la volontà. Ad ogni modo, Renzi spinge la filosofia spinoziana nella direzione volontaristica propria di Schopenhauer. E voglio leggere direttamente in proposito i passi riguardanti questa interpretazione volontaristica, sia nella versione del 29 che in quella del 1941, che è una ulteriore esplicitazione e chiarimento della versione del 29. Nella versione del 29 Renzi scrive: «La nostra essenza è l'essenza d'ogni cosa, come di continuo dice Spinoza, dando così alla sua dottrina un'impronta nettamente schopenhaueriamente volontaristica, è conatus, appetitus, cupiditas. L'io non è che il gioco e il conflitto degli stati affettivi. Non c'è un io fuori e indipendente da essi, imparziale tra essi e ad essi superiore che li dirigga, o guidi, o domini. E solo avviene che una passione domina un'altra passione. L'idea della libertà di indifferenza resta anche qui completamente esclusa e tutta la nostra vita affettiva si svolge con la stessa invincibile necessità logica di una serie di teoremi matematici». Questo è il passo contenuto nella versione del 29. Nella versione del 1941 Renzi diventa molto più incisivo ed esplicito, perché in qualche modo sostiene che Spinoza sfiora addirittura il materialismo con le proposizioni che dominano tutta la sua psicologia e la sua morale. Vale a dire: la pulsione alla conservazione di sé, questo è Renzi che cita direttamente Spinoza, la pulsione alla conservazione di sé è l'essenza stessa di una cosa. Parte quarta, proposizione 22. Altra proposizione nella terza parte, la proposizione 56, dimostrazione: la cupidità è la stessa essenza o natura di ciascuno, e infine l'appetito è l'essenza stessa dell'uomo. Sono proposizioni che hanno un forte sapore sensista, scrive Renzi. Con queste ultime proposizioni Spinoza precorre direttamente Schopenhauer, poiché dire in linguaggio di Spinoza che la nostra essenza è lo sforzo di conservare il proprio essere, è la cupiditas, è l'appetitus, è dire esattamente quello che in linguaggio di Schopenhauer si esprime con le parole che la volontà di vivere, è l'essenza numenica di noi e del mondo. Sicché Spinoza, come Schopenhauer, è volontarista. Il prius è la volontà. Non c'è formula più esatta del volontarismo di quella presentata dalle sue parole, e cita ancora una volta Spinoza. Noi non siamo spinti verso qualcosa, non lo vogliamo, non l'appetiamo né desideriamo perché giudichiamo che sia buono, ma giudichiamo buono qualcosa perché siamo spinti verso di esso, lo vogliamo, lo appetiamo e lo desideriamo. Questa è contenuta nella parte terza dell'Etica, proposizione nona, scoglio. Ora, direttamente, diciamo, collegata alla questione del conatus e del volontarismo, è anche la questione relativa alla identificazione che
che Renzi coglie nella filosofia spinoziana alla identificazione tra conoscenza e volontà. Infatti Renzi sostiene che un'altra grande conquista di Spinoza è quella di aver compreso la perfetta analogia che intercorre fra la vita conoscitiva e la vita affettiva. Noi siamo i nostri stati affettivi, non esiste libertà del volere, non esiste la libertà di indifferenza, perché la nostra vita affettiva è sottoposta alla stessa necessità che domina l'essere tutto. E cito Renzi: a quella guisa che il bene e la perfezione si esauriscono nell'essere delle cose quali sono, così la libertà si esaurisce e si fonde nella necessità. Libertà e necessità, tanto nell'essere totale quanto nell'uomo, sono una cosa sola, l'agire secondo le leggi della propria natura. In questo senso, fine della citazione, in questo senso il determinismo della volontà si unisce al volontarismo. Chi agisce secondo la propria natura è perciò libero necessitato. La conoscenza è la volontà. Le idee sono qualcosa che nasce dalle mie passioni e dalla mia volontà. E quindi contro Cartesio, che riferisce l'affermazione della libertà al fatto che la sfera della volontà è più estesa di quella dell'intelletto, Spinoza, secondo questa lettura di Renzi, con la coincidenza di conoscenza e volontà non fa che riaffermare il determinismo. E voglio leggervi il passo contenuto nella versione del 29 dello Spinoza di Renzi. Conoscenza e volontà sono una cosa sola. Si conosce secondo si vuole e si vuole secondo si conosce. Questo è il pensiero di Spinoza. È l'identità di conoscere e volere affermata da Socrate, riaffermata da Vico e di cui Schopenhauer dà l'esatta giustificazione quando dice che la nostra vera conoscenza è la conoscenza non astratta ma intuitiva, quella che manifestiamo non con le parole ma con gli atti. Si tratta cioè di quella conoscenza, di quel modo di ravvisare le cose in cui si esprime la nostra indole essenziale e profonda, cioè appunto la nostra volontà, intesa non come velleità e vaga aspirazione momentanea, ma come ciò che costituisce l'intima sostanza e struttura della nostra individualità. Di questa conoscenza, che si estrinseca quindi in ciò che, anche contro quel che diciamo e anche involontariamente, cioè contro il nostro esplicito proposito superficiale, facciamo. Conoscenza, volontà e azione, conclude Renzi, sono tutt'uno. La condotta che io prendo nel mondo, questa mia volontà-azione, rivela il modo con cui io conosco, scorgo, ravviso, valuto il mondo. Fine della citazione. Ed arriviamo così all'ultimo punto che ho individuato, il terzo e ultimo punto, quello riguardante la concezione dell'essere come qualcosa di immobile, quindi del processo storico, della storia, come un eterno ritorno. E diciamo questo terzo punto rende anche il senso del perché io abbia intitolato la mia relazione Il serpente in sé ritorto. L'essere è eterno presente, senza passato e senza futuro, nell'interpretazione renziana di Spinoza. L'essere eterno presente, senza passato e senza futuro. L'essere non conosce il tempo, né la storia. La forza universale che è l'essere è da sempre in atto. La storia pare esistere solo alla limitata considerazione dell'uomo, ancorata ad un piccolo angolo di spazio e di tempo. Scrive Renzi, tutto in questo infinito di tempo è stato già fatto, disfatto e rifatto. E dire infinito di tempo è come dire nessun tempo, tutto immobile, tutto che eternamente, fuori del tempo, c'è. Il nulla, fine della citazione. Il nulla è solo per la percezione umana. La nascita e la morte, la gioia e il dolore sono sempre presenti nell'universo considerato come totalità. E cito Renzi, visto nel suo infinito insieme, tutto sta, il modo è solo circolare, ritornante, agitazione sempre racchiusa nel medesimo cerchio. Ossia non c'è storia produttrice del nuovo, evoluzione creatrice, elan vitale, ma stasi, esserci, essere. Fine della citazione. Il movimento assoluto, eterno, dell'essere permette di affermare anche l'assoluta immobilità di questo. La perfezione è l'essere.
Questa concezione dell'essere non è che l'antica dottrina dell'eterno ritorno, è la dottrina dei grandi spiriti, Lucrezio, Seneca, Marco Aurelio, l'Ecclesiaste. La perfezione è l'essere, i valori, i fini, non sono che relativamente all'uomo, parte, particola dell'essere. L'essere è semplicità ed è ordine, poiché vi sono infiniti ordini. Più precisamente, l'essere non è perfetto ed ordinato, poiché quello dell'ordine è giudizio soltanto umano. Cito Renzi, se si guarda la realtà in modo assolutamente obiettivo, guardandola con occhi non nostri, o del topo, o del ragno, ma con quelli stessi della realtà totale, se essa ne possedesse, non v'è né bene né male, né perfezione né imperfezione, bene e perfezione essendo la realtà com'è, o meglio essendo qualifiche superflue di fronte alla realtà com'è. Ora, c'è un saggio del 1934, quindi successivo allo Spinoza del 1929, intitolato appunto L'Eterno Ritorno. È un saggio che è stato raccolto da Renzi nel volume Raffigurazioni, schizzi di uomini e di dottrine, in cui Renzi ritorna prepotentemente sul concetto appunto di essere, dell'immobilità dell'essere, del processo storico come eterno ritorno, assumendolo soprattutto come critica dell'idealismo di matrice hegeliana e della sua idea della vita come eterno processo e sviluppo. Leggo solo un passo che mi sembra significativo di questo saggio, intitolato appunto L'Eterno Ritorno. Scrive Renzi, risulta quindi chiaro come la teoria della vita creatrice o dell'incessante sviluppo processo, facendo propria la quale taluno crede di attingere la massima profondità di pensiero, non deriva che dalla ristrettezza del compasso mentale e si comprende come tutti i pensatori davvero sommi abbiano contro di essa riconosciuta la verità dell'eterno ritorno. Così Spinoza, della cui veramente grande concezione quanto precede può considerarsi nient'altro che l'interpretazione e il commento. Cioè l'idea, questa idea dell'eterno ritorno, del processo storico come eterno ritorno, ha in Spinoza il suo massimo rappresentante e cita una proposizione, la proposizione 13, dalla seconda parte dell'Etica, lemma settimo scolio, che recita: e se procediamo così, ovviamente Renzi cita Spinoza direttamente in latino, e se procediamo così all'infinito, concepiremo facilmente che tutta la natura è un solo individuo, le cui parti, cioè tutti i corpi, variano in infiniti modi senza alcun mutamento dell'individuo totale. Ora, questa idea dell'essere come eterno ritorno in qualche modo è, secondo Renzi, è proprio anche di Schopenhauer. Infatti, per il filosofo tedesco, la storia dà un'unica lezione. Eadem sed aliter, cioè si ripetono sempre le stesse cose, però in modo diverso. Ora, questa concezione schopenhaueriana viene ripresa ampiamente in quella che è l'opera di certo più nota, conosciuta di Renzi, che è La filosofia dell'assurdo del 1937, che è una rielaborazione critica di un precedente scritto pubblicato nel 1924 con il titolo di Interiora Rerum. E in questo testo sostanzialmente Renzi sostiene che il fluire della storia procede dispiegando il suo corso in una eterna ripetizione, in quanto il suo moto in realtà è un moto che è una stasi, e statio instabilis, manens cursus, per esprimersi con le stesse parole con cui Petrarca giudicava la vita dell'uomo.
E ricorrendo a un'efficace ed eloquente immagine, Renzi paragona così lo scorrere della storia ad una cascata montana, lo cito, che vista da vicino è animata da un moto incessante e sempre vario, in cui nessuna goccia, nessun rivolo d'acqua ripete mai esattamente la mossa d'uno precedente, ma che vista a qualche distanza è un'immobile striscia argentea. Con tutto il suo nuovo, non fa che percorrere la stessa linea, si cristallizza, anzi, contemplata ora con un certo distacco in una linea rigida. Ora, da questo punto di vista, osserva Renzi, il vero senso storico è tipico di quegli autori che tradizionalmente sono tacciati di non averne, come ad esempio appunto Schopenhauer, il quale nel Mondo come volontà e rappresentazione riassume splendidamente tale concezione della storia affermando che quando si è letto Erodoto si è letta tutta la storia dell'umanità. E quindi l'eadem sed aliter, il motto con il quale Schopenhauer definisce la propria idea della storia, viene così ripreso e rovesciato da Renzi in aliter sed eadem, come a voler in qualche modo sottolineare con maggiore forza l'estrema casualità e identità che governa il processo storico. E cito dalla filosofia dell'assurdo: nulla nella storia si ripete esattamente in tutte le particolarità, appunto perché tutto è a caso, come in un getto casuale di dadi non si riproduce mai esattamente la reciproca posizione di essi, ma ogni cosa che accade ha in sé tanti e così preponderanti elementi del già accaduto che nulla è mai veramente nuovo. Fine della citazione. Concludo perché non so come sono nei tempi, se mi sono attenuto, quanto tempo ho ancora a disposizione? Cinque minuti al massimo, però al massimo ci sono. Va benissimo, ma concludo, sono veramente alle battute conclusive. Quella dell'eterno, quelle dell'eterno ritorno e quindi anche, non a caso, l'immagine con cui si conclude lo Spinoza del 29 di Renzi, secondo cui appunto la filosofia spinoziana consiste in una sorta di pensiero uroborico in cui tutto rientra e si conchiude come un cerchio, ossia in cui ogni cosa si riconcilia perfettamente ed armoniosamente con il suo opposto. E cito la parte finale dello Spinoza di Renzi: l'essere, come il ciclopico getto d'una fontana in moto nel suo zampillare perenne, senza soluzione di continuità, ricade in pioggia alla propria base e ad un tempo si riaderge in massiccia colonna argentea verso la sua eternamente indiminuibile sommità. In tal senso, sostiene Renzi, e con questo concludo, l'antico simbolo del serpente in sé ritorto, l'uroboro, è il simbolo della filosofia spinoziana. Grazie. Chiudo qui. Grazie a te per questa relazione che ci ha dato modo di ripercorrere la lettura renziana di Spinoza, non solo nel libro, che nelle sue due versioni almeno qualcuno di noi conosce, ma anche in testi che almeno io non conoscevo affatto, e attraverso problematiche che illuminano meglio poi quella lettura, sia nelle sue mediazioni sia anche nelle sue poste in gioco, ma poi sui temi affrontati, in particolare su quello che per me era quello più, in qualche modo, più complicato, quello dell'eterno ritorno, ma anche sugli altri, su quello che vorrà chi ci ha seguito, torneremo in seguito. Per ora do invece la parola ad Alessio Lembo, che oltre ad essere il coordinatore del nostro comitato scientifico, del comitato scientifico della Società Spinozana, è dottorando presso l'Università di Urbino e ci terrà una relazione dal titolo Ubi nihil vales, Ibi nihil velis, e sulla problematica presenza di Spinoza in Piero Martinetti. Piero Martinetti, al quale peraltro Alessio ha già dedicato un libro, ma gli lascio senz'altro la parola, pregandolo, come lui sa, di rimanere dentro la mezz'ora. E prego.
Grazie Francesco, grazie a te e anche a Francesco Cerrato per l'invito a parlare in questa sessione di studi della ricezione di Spinoza in Italia. Allora, da dove partire per la problematica presenza di Spinoza nel pensiero di Martinetti? Innanzitutto da tenere presente che negli scritti fondamentali per la comprensione del pensiero originale di Martinetti, quindi della sua metafisica, e quindi direi l'introduzione alla metafisica, la metafisica generale e ragione e fede almeno, la presenza e l'influenza di Spinoza è problematica, ma anche in parte minima. Va detto che Martinetti è un autore estremamente sfaccettato. Potremmo distinguere nella sua produzione tre grandi filoni. Una filosofia accademica, ossia il suo idealismo radicalmente avverso a qualsiasi soluzione di tipo immanentistico. Una filosofia popolare alla Fichte, sviluppatasi soprattutto nel primo dopoguerra, comprende corsi, opere didascaliche e manualistiche, discorsi, dove emerge l'importanza del dato biografico di una vita senz'altro straordinaria, che poi confluisce nella nota opposizione al fascismo e al cattolicesimo, e il confronto con la nascente filosofia della religione. Secondo me solo in questi ultimi due aspetti si può ammettere un'importanza di Spinoza in Martinetti, quindi nella sua cosiddetta filosofia popolare e nella riflessione sul rapporto tra filosofia e religione. Il suo Spinoza è quello di un trattato teologico-politico che culmina nella filosofia religiosa dell'etica e in un certo senso la completa, cito dallo Spinoza. Ossia dalla religione come simbolo, come storia e come teologia successivamente, alla filosofia religiosa, la metafisica. Il principale problema da affrontare nello studio del pensiero di Martinetti è che i suoi primi e principali interpreti, Sciacca, Bobbio, Geymonat, Del Noce, Pareyson, lo hanno affrontato in un momento storico in cui, nonostante fosse ancora fresco il ricordo dell'ingombrante personaggio Martinetti, non c'era stato ancora un recupero delle sue opere fondamentali. La metafisica generale, la sua grande opera sistematica, viene pubblicata postuma solo negli anni 70 a furia di Emilio Agazzi, e lo stesso Spinoza, ossia la raccolta dei suoi testi spinoziani, viene pubblicato soltanto nel 1987 a cura di Franco Alessio. Per dare una prima sintesi sul pensiero martinettiano, utilizzo un testo di Del Noce del 1963 e cito: «La non continuabilità e l'inattualità del suo pensiero dipendono dal fatto che la sua posizione è il punto terminale di tre direzioni filosofiche che oggi possono dirsi concluse. Queste tre posizioni filosofiche sono a grandi linee un pessimismo derivante da uno Schopenhauer radicalmente depurato dalle interpretazioni nicciane e quindi da qualsiasi forma di irrazionalismo, un anticlericalismo di stampo francese ben distinto da un ateismo e una strana concezione piemontesizzante della figura del vero filosofo come isolato ed eccentrico rispetto alle caratteristiche del proprio tempo. Del Noce parla di ultimo ottocentista, colui che nega tutte le filosofie che si sono imposte in Italia e in Europa agli inizi del Novecento, qualsiasi forma di filosofia della storia, l'esistenzialismo, Nietzsche, ovviamente, Martinetti arriva a definire Nietzsche un barbaro. Quindi, riprendendo il discorso, è la generazione dei nipoti di Martinetti, come si definisce Franco Alessio, ad avviare un processo di riscoperta diretta dei suoi scritti. Prima di passare a un'analisi di questi scritti,
Io individuerei tre questioni da cui partire. Innanzitutto, quale Spinoza in Martinetti e perché Spinoza in Martinetti, ancora meglio. E noi qui, in un ambito di studi spinoziani che senz'altro ha messo da parte Martinetti, probabilmente risentiamo dell'atteggiamento troppo entusiastico con cui è stato presentato lo Spinoza dal primo curatore, da Franco Alessio, perché appare abbastanza eccessivo parlare di un possibile accordo tra la metafisica martinettiana e quella spinoziana. Secondo punto, che ruolo ha svolto nel quadro di una ricezione italiana? Qua c'è un'altra problematica. Martinetti intende collocarsi esplicitamente e con forza all'interno di un pensiero europeo, principalmente tedesco, allontanandosi da qualsiasi nazionalismo filosofico che lui definisce stolido, gli obiettivi polemici, ovviamente in un pensiero che è principalmente un pensiero polemico, un pensiero contro. Gli obiettivi polemici sono ovviamente Gentile, ma anche Hermann Cohen. Il terzo punto è che cosa resta oggi del suo lavoro di storico della filosofia. Questa ovviamente è quasi una provocazione, cercare di definire Martinetti come uno storico della filosofia, però non bisogna ignorare che buona parte del suo corpus sia costituito dal tentativo di esporre, pur modificandolo, il pensiero dei suoi autori. Cito da La libertà: niente giova quanto il richiamo e l'esame dei grandi sistemi del passato a mettere i problemi sotto la vera luce, a considerarli sotto i loro vari aspetti, a scoprirne le difficoltà. Una filosofia separata dalla tradizione filosofica è sempre opera puerile e inutile, piena di vanità e illusioni. Ora, questa assunzione va considerata all'interno dell'opera di un autore che fu profondamente antistoricistico. Però quello che bisogna capire, qua mi rifaccio a quanto detto da Armando Mascolo prima, il vero senso storico è tipico di quegli autori che sembrano non averne, bisogna capire se questo antistoricismo sia una mancanza di senso storico, proprio per non fermarci al fatto che quello esposto da Martinetti non sia irreale. Spinoza, come è stato in un certo senso fatto, soprattutto al momento dell'uscita dei testi spinoziani, dei testi martinettiani su Spinoza. La cosa, secondo me, importante da un punto di vista di storia della ricezione di Spinoza in Italia è che Martinetti fu il primo a capire, a tentare in maniera consistente di divulgare il pensiero spinoziano. Ricordiamoci che siamo negli anni in cui Gentile si rifiuta di tradurre l'etica perché non è il latino di Spinoza a fermare gli studiosi di Spinoza, e Martinetti non solo la traduce parzialmente ma addirittura la commenta. E qual è l'importanza di Martinetti in questo contesto? È quella di separarsi dalla lettura che si era sviluppata in Italia di Spinoza, ossia quello della sua ontologia, nell'ambito di una logica in dialogo con quella hegeliana, Rosmini, Gioberti, Spaventa, fino ancora a Gentile, che rischiava di ridurre Spinoza alla prima parte dell'etica. Invece in Martinetti abbiamo una vera e propria riflessione a tutto tondo. Bisogna considerare, tra l'altro, che a partire dagli anni 20 abbiamo una vera esplosione di studi spinoziani in Italia. Se prendiamo l'ancora utilissima bibliografia di Cristina Santinelli, ci rendiamo conto che solo nel biennio 33-34 abbiamo una cosa come una quarantina di pubblicazioni su Spinoza. E in questo contesto, nel 1943, anno della morte di Martinetti, probabilmente i suoi testi
pubblicati su Spinoza, che non rappresentano neppure la metà del corpus spinoziano, rappresentano già il più ampio lavoro di un singolo autore su Spinoza al momento. Comincio con un brevissimo inquadramento delle operazioni editoriali e teoriche di Martinetti. Martinetti pubblica in vita 4 saggi su Spinoza: La dottrina della conoscenza e del metodo nella filosofia di Spinoza del 1916, che leggermente allargato diventerà il primo capitolo dello Spinoza; La dottrina della libertà in Benedetto Spinoza del 1926, pubblicato sul Chronicon Spinozanum, l'unico che non verrà pubblicato sulla rivista di filosofia, poi confluito in un lungo paragrafo della libertà in cui Spinoza compare significativamente all'interno della concezione neoplatonica; Modi primitivi e derivati finiti e infiniti del 27, poi confluito nei capitoli 3 e 4 dello Spinoza; Problemi religiosi nella filosofia di Spinoza del 1939, attualmente il capitolo 10 dello Spinoza. Inoltre, Martinetti, che insegnò a Milano, prima all'Accademia Scientifico-Letteraria, poi diventata nel 1923 università attuale statale, insegnò filosofia teoretica e filosofia morale dal 1906 al 1931, tenne 4 corsi su Spinoza, di cui i primi 2 negli anni accademici 11-12 e 12-13, prevalentemente, questo è un grande dato originale per l'epoca, prevalentemente sul trattato teologico-politico. Negli anni 26-27 c'è una decisiva ripresa dello studio di Spinoza, corrispondente anche alla fase più attiva del suo magistero di figura pubblica. Sono gli anni dello scontro con l'ambiente cattolico milanese, del tumultuoso convegno nazionale della SFI, chiuso dall'autorità fascista, e nel 1928 escono appunto La libertà, a cui accennavo prima, in cui c'è una forte presenza di Spinoza, e la parziale traduzione con commento dell'Etica, un progetto molto più ambizioso della sua iniziale collocazione come testo scolastico, un testo che ebbe un incredibile successo, ebbe 4 ristampe solo Vivo Martinetti. L'idea era quella di svolgere linearmente l'Etica, di metterne da parte la petrosità del metodo geometrico. Anche qui una cosa che lo poneva in dialogo con l'ambiente tedesco, perché un'operazione simile la fece ad Heidelberg Harald Hofding. Probabilmente di quegli stessi anni è un breve testo inedito sul trattato teologico-politico, inedito fino a qualche anno fa. E infine ci sono numerosi passaggi che Martinetti dedica a Spinoza nel suo epistolario, che è stato pubblicato integralmente nel 2011. E da qui emerge che negli ultimi anni della sua vita intendesse pubblicare il suo Spinoza accanto alla Metafisica generale. Probabilmente le due principali opere poi pubblicate postume, che avrebbero sicuramente cambiato la percezione di Martinetti al giorno d'oggi. Vi leggo un breve estratto da una lettera del 1939 a Nina Ruffini. Io mi sono messo a rivedere e completare un'esposizione su Spinoza che avevo messo insieme 20 e più anni fa e che è sempre rimasta qui nell'armadio. Se sarà ancora lecito parlare di Spinoza e se potrò avere un editore, la pubblicherò. Nel settembre del 41 Giulio Einaudi si offre di pubblicare il testo grazie alla mediazione di Solari, e Martinetti annuncia di mettersi al lavoro per completarlo. Dice: mi servono 3-4 mesi di lavoro. Pochi giorni dopo ha un primo ictus, la sua salute si va progressivamente deteriorando, e quindi il testo che noi leggiamo oggi, lo Spinoza, manca di quella revisione fondamentale che Martinetti avrebbe voluto completare nel 1939. Ora, passando alla parte più contenutistica degli scritti
spinoziano di Martinetti, dobbiamo dire che si caratterizzano per il superamento di un inquadramento di Spinoza in un panlogismo che era ancora presente nella sua prima opera, nell'introduzione alla metafisica. E come è stato spesso sottolineato e come appare evidente da tutti i suoi scritti, abbiamo un'interpretazione di Spinoza che è problematica perché non elimina la presenza della trascendenza e del dualismo. Dio non può essere il creatore del finito. Del resto, quello che rimane un punto fermo nel pensiero di Martinetti e che cito da una prolusione del 1908, dal titolo Il regno dello spirito, che segna la definitiva rottura con Gentile, senza il contrasto perenne fra l'ideale e il reale, tutto il mondo delle attività umane si acquieterebbe in un silenzio immobile. E la risposta all'acosmismo è quella che Franco Alessio chiama mediazione metafisica della conoscenza di una realtà pienamente intelligibile posta a metà fra Dio e il mondo sensibile, ossia quella che negli scritti su Spinoza sarà affidata ai modi infiniti. Filippo Mignini, nel suo saggio recensione estremamente preciso, ma alquanto stroncante, pubblicato ironicamente sulla rivista di filosofia nel 1989, nota come il problema principale sia che Martinetti accentua una lettura sincronica dei testi spinoziani, ignorando volutamente l'evoluzione che alcuni concetti ebbero poi nell'etica. Sicuramente la lettura sincronica dei testi è l'elemento fondamentale dello Spinoza e porta ad esempio alla svalutazione del metodo geometrico e a una negazione del carattere deduttivo della conoscenza. Già Piero Divona aveva notato come il soffermarsi sull'ambigua serie delle cose fisse ed eterne del Trattato sull'emendazione dell'intelletto sia indice di una precisa scelta interpretativa, quella di dare ampio spazio alle prime due opere spinoziane, quindi anche al breve trattato, se il suo obiettivo era fondamentalmente quello di svolgere il metodo geometrico. Che cos'è in sostanza la filosofia di Spinoza? È, cito dallo Spinoza, nelle sue origini e nella sua tendenza generale, aspirazione religiosa e pratica verso l'unità divina delle cose. E Martinetti pone uno stacco deciso tra modi infiniti e modi finiti, negandone qualsiasi derivazione logica e ontologica tramite deduzione. Le res fixe et eterne diventano dei modi eterni primitivi, essenze prime procedenti direttamente da Dio, che originano i modi eterni derivati. Qua per la discussione sul problema dei modi nella lettura martinettiana, per motivi di tempo, rimando a Mignini, che è molto puntuale nel sottolineare gli errori volontari di Martinetti. Quello che Mignini coglie acutamente è che il vero fulcro della lettura martinettiana risieda nel problema del male. E gli argomenti contro la concezione del male come ens rationis sono a grandi linee gli stessi che gli venivano posti da Blumberg nell'epistolario. Certo, c'è in Martinetti un problema di confusione apparente tra privazione come ente di ragione e negazione. E altrettanto acutamente Mignini sottolinea come il problema della lettura dei modi e del male nello Spinoza di Martinetti siano estremamente collegati. Ma una cosa che Martinetti esplicita, cito: considerando il mondo empirico come un'opera perfetta di Dio in tutte le sue parti, se ne aliena realmente la perfezione e si riduce il mondo a un meccanismo cieco donde sono bandite la speranza, il dovere, la virtù, la religione. E qui si deve tornare al senso storico del pensiero di Martinetti. E vorrei partire da un'affermazione che ricorre spesso nelle sue opere e che si trova nelle primissime pagine delle lezioni su Kant,
dove riconosce come massima vicinanza tra Kant e Spinoza, parla addirittura di accordo sostanzialmente pieno, il fatto che per entrambi ciò che è metafisico non è storico, quello che Delnoce definisce il postulato primo del suo pensiero. Quindi, percorso martinettiano, grandi linee, da Schopenhauer, passando per Kant, a Spinoza. Schopenhauer come mistico della ragione, questa la concezione di mistica della ragione è fondamentale nelle opere tarde di Martinetti. Mi avvio alla conclusione così non rischio di sforare. Come si presenta l'ineliminabile dualismo metafisico di Martinetti in rapporto a Spinoza? Innanzitutto abbiamo questa compresenza, questa coincidenza di religione filosofica e di filosofia religiosa. Quello di Martinetti è innanzitutto un pensiero vivente, un pensiero solo che prevede un incolmabile stacco tra il filosofo e il mondo, che si basa fondamentalmente sul riconoscimento dell'incomunicabilità delle forme più autentiche del pensiero, che ovviamente è un problema se vogliamo analizzarlo da un punto di vista storico della filosofia. La sua è una metafisica che si fonda sulla negazione della possibilità di far risalire la causa dell'imperfetto al perfetto e quindi sulla concezione della divinità come omnitudo realitatis, che prevede che la realtà fenomenica non sia qualcosa di altro rispetto alla realtà assoluta. E in quest'ottica lo scoglio più grande è proprio il problema del male e della sua esperienza. E il problema del male che in quanto apparente è irrisolvibile, non ha ragion d'essere e quindi non è un problema, eppure orienta la condotta di vita. È l'esperienza secolare del fatto che per l'uomo la terra non è un paradiso a far nascere la morale, dice Martinetti in un testo giovanile, la funzione religiosa della filosofia. Perché? Perché senza dolore non esisterebbe la pratica della carità. Da qui si arriva a una ricerca di un itinerario di liberazione che si svolge in un'onnipresente condotta filosofica quotidiana che lo porta a concretizzare quest'asse Schopenhauer-Spinoza. Scrive nello Spinoza: l'etica non è soltanto una professione personale di fede, ma è anche un monito pratico, una guida degli erranti, un evangelo della religione filosofica. Quindi in tutto questo dov'è Spinoza? Spinoza, secondo Delnoce, che è il primo a porre l'accento sugli allora scritti inediti, Spinoza sarebbe il luogo di incontro delle eresie. Però noi dobbiamo tenere presente che innanzitutto Martinetti fu un grande critico di Spinoza e in questo modo va letto, nonostante egli volesse presentarci il suo testo come una mera esposizione. Cito: dov'è la ragione perché Dio, la cui essenza non contiene in sé contraddizione alcuna, debba, nelle sue manifestazioni infinite, entrare quasi in lotta con se stesso sotto forma di un altro essere finito? Perché le essenze eterne debbono cadere in questa lotta reciproca per l'esistenza? Del resto, critiche a Spinoza aperte le possiamo trovare già nella libertà. È stata un'illusione di Spinoza il credere di poter giungere ad una causa sui, ad una sostanza la cui necessità si rivelasse per una specie di virtù intrinseca. E addirittura nello Spinoza stesso. Spinoza ha ragione a rifiutarsi di porre sulla stessa linea i miti, i dogmi e le verità razionali, come fanno i teologi. Ma forse che perciò dobbiamo negare al mito e al dogma ogni valore teoretico? Ovviamente la risposta è no, per Martinetti, l'autore di una filosofia religiosa e che vede in Spinoza fondamentalmente una filosofia religiosa. Quindi, liberato dal naturalismo e dal panlogismo, Spinoza si rovescia dal più intransigente dei monismi nel più intransigente dei dualismi.
E qui Martinetti ovviamente si arresta alle contraddizioni di questa posizione. Ma dalle pagine spinoziane si può capire in maniera chiarissima qual è il portato della storia della filosofia da un punto di vista martinettiano. Cioè, nonostante il suo antistoricismo, e torno ancora alla lettura di Del Noce, Martinetti è un filosofo attraverso la storia, che cioè pensa a contatto diretto con i classici della filosofia, o meglio, con quelli che reputa essere i classici della filosofia religiosa, cioè con coloro che hanno rigorosamente rifiutato la conciliazione morale con il mondo dei fenomeni. E non è un caso che lo Spinoza si concluda con il problema del male, con citazioni tratte dal breve trattato e con un possibile parallelismo diretto con il neoplatonismo. Io qui, per motivi di tempo, avrei voluto leggervi dei passaggi tratti da Idealismo e Trascendenza, un testo esoterico di Martinetti pubblicato nel 1926, in cui pone l'accento sul problema della carità. Se pensiamo a cosa diventa la religione nelle pagine finali del Trattato Teologico-Politico, è un problema, una posizione profondamente spinoziana. Salto queste citazioni e dico giusto due parole finali ancora sul senso storico del pensiero martinettiano. In questo senso, nella peculiare forma di una storia della filosofia che si fa religione filosofica e della religione che si risolve nella filosofia, l'asse trattato teologico-politico, religione nei limiti della sola ragione, quindi l'asse Spinoza-Kant all'interno di una filosofia della religione, è il momento fondamentale, che, dice Martinetti, non solo è impossibile da mettere in discussione, ma è anche immorale farlo. Vale a dire che quello di Martinetti è una forma di antistoricismo che vuole presentarsi a tratti come ricostruzione storica. Nella sua principale opera di filosofia popolare, Il compito della filosofia nell'ora presente del 1920, ci dice che dopo Kant ogni filosofia è idealista. E allo stesso modo per Martinetti c'è una storia del pensiero, soprattutto del pensiero religioso, prima e dopo Spinoza. E inoltre, se fin dall'introduzione alla metafisica la filosofia deve cominciare con una teoria della conoscenza, Spinoza, scrive nella sua monografia, è il primo che abbia esplicitamente riconosciuto questa esigenza. Altro primato di Spinoza, che compare in alcuni appunti inediti sul trattato teologico-politico, forse degli schizzi preparatori dei suoi corsi. In questi appunti parla di Spinoza come il primo autore di una vera e propria filosofia della religione. Ecco, io qua chiuderei proprio su questa idea, al di là delle forzature e dei problemi che possiamo trovare all'interno dello Spinoza inteso come mera esposizione, forse si potrebbe ripartire da Martinetti, lettore di Spinoza, proprio in una concezione peculiare di storia della filosofia e da questi primati. Grazie dell'attenzione. Grazie anche ad Alessio, anche a lui per una lettura che ha contestualizzato, diciamo, non solo la lettura di Spinoza nel pensiero di Martinetti e quindi, ma anche Martinetti stesso nella più complessa ricezione italiana, e mostrando le ambivalenze i momenti di vicinanza e di distanza di Martinetti lettore, interprete, ma anche giudice rispetto al suo oggetto, ecco. E aprirei allora la discussione, vedo con piacere che c'è già una mano sollevata, quella di Amedeo, al quale cedo quindi senz'altro la parola.
Non vorrei spegnere subito il piacere, ma io devo avvisarvi che vi devo abbandonare perché c'è una riunione scolastica che mi aspetta alla chiusura e purtroppo sono già in ritardo. Era una falsa mano, ecco. Vabbè, mi dispiace salutiamo. Molto perché ho apprezzato molto le relazioni anche su Martinetti, insomma c'erano punti di aggancio, ma devo proprio correre. Ringrazio tutti per avermi invitato e anche i due relatori e il professor Cerrato. Anche. Avremo modo di perseguitarti ancora. Cioè, volentieri, volentieri. Buon proseguimento. A voi, a te. E se, allora, se non ci sono domande, ne faccio io una al momento ad ognuno dei relatori. Allora, la prima ad Armando, anzi, sono due che riguardano due punti. Diciamo, allora, la prima riguarda le mediazioni, appunto. E a me sembrava, sentendo la ricostruzione di Martinetti, insomma, di tu hai messo l'accento su, appunto, una serie di mediazioni, Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche e poi la polemica antidealistica, no? Per cui il bisogno di smarcarsi anche attraverso quegli autori da una corrente, diciamo, in qualche misura egemonica, e da cui sì, Martinetti veniva, pardon, Renzi voleva prendere le distanze. A me, però, nonostante quella che, come tu giustamente hai detto, è in qualche modo una surdeterminazione, sembrava che questa poi sovrainterpretazione non fosse in qualche modo arbitraria, cioè. Mi domando se la faccio semplice, cioè vale a dire anche lì dove uno potrebbe parlare di manipolazione si sente comunque poi per esempio manipolazione mediata per esempio a Schopenhauer si sente la presenza di Spinoza e di uno Spinoza in qualche misura reale. Ti volevo domandare, visto che tu ti sei occupato anche di Schopenhauer e questa è la domanda più informativa, se a tuo parere tu hai parlato di Schopenhauer come un critico di Spinoza, no? Ti volevo chiedere se secondo te vari aspetti della filosofia di Schopenhauer non fossero in qualche modo già, anche se non dico debitori, però comunque costruiti in qualche misura in un dialogo con Spinoza, se ci stanno studi in questo senso, appunto. Perché questo potrebbe spiegare il fatto che in qualche modo Renzi, nel rivisitare Spinoza attraverso Schopenhauer, non lo rivisita attraverso qualcosa di esterno a Spinoza, ma lo rivisita attraverso qualcuno che in qualche modo a Spinoza in qualche misura si è già alla fonte della filosofia spinoziana, si è già abbeverato, per cui la mediazione non è una mediazione estrinseca, ma diventa comunque una mediazione che sta dentro alla storia di una ricezione. Non so se mi sono. E quindi spiegherebbe anche il fatto che anche lì dove c'è un intervento di una terza figura, in fondo non si faccia violenza, no? Nella lettura ai testi, penso soprattutto ai primi due punti in questo senso, no? Quello relativo alla sostanza e quello relativo a quello che tu hai chiamato volontarismo in un'accezione, diciamo, in senso ampio. Questa era la prima domanda. La seconda invece riguarda l'eterno ritorno, perché a un certo punto tu l'hai tradotto con una specie di moto nella stasi, no? Che poi potremmo anche ribaltare in una stasi nel modo, no? Per cui io ti volevo chiedere proprio qui la nozione chiaramente di origine nicciana, e anche se in un altro momento tu hai parlato del grande sì che in qualche modo si dice, no? All'esistenza, anche se non mettendolo in rapporto, perché ne hai parlato precedentemente, alla questione dell'eterno ritorno, in Nietzsche le cose sono legate,
Ma il punto che ti volevo chiedere, ok, l'eterno lo capisco, però non sono sicuro di capire il ritorno nella lettura di Renzi. In questo senso, dimmi se ho capito bene, perché non c'ho fresca la lettura di Renzi. Sostanzialmente questo eterno ritorno sarebbe ancora sarebbe il fatto che in Spinoza dietro la lo traduco a parole mie, non sono quelle che hai usato tu, dietro l'apparenza del divenire sostanzialmente, quindi dei corsi, anzi senza corsi e ricorsi, del dietro il molteplice, no? Boom, ecco il caffè che casca, dell'evidenzialità storica, poi c'è qualcosa che è sempre identico, perché in fondo in quegli eventi, nella loro variopinta diversità, quello che c'è un'identità e in questo senso un ritorno. Però ti volevo domandare, cioè, dov'è la ciclicità qui? Dov'è? In fondo c'è sempre l'identico, cioè non c'è un ciclo che non c'è un ritornare all'inizio, quindi per questo ti volevo chiedere anche l'immagine e il titolo. Mi sembra che in fondo c'è di fondo un'immobilità, dimmi se e che quindi l'eterno ritorno sia un non ritorno, nel senso sia un'immobilità appunto, un'identità dietro l'apparenza del divenire. E questa era la prima domanda, le prime domande che volevo fare ad Armando. Invece ad Alessio volevo chiedere un paio di cose. La prima proprio è una semplice curiosità, ma questo quasi da pettegolezzo, cioè ti volevo chiedere se tu sai o se sai se si sa se poi fra gli allievi di Martinetti ci siano stati dei lettori di Spinoza, cioè tu hai detto ha fatto diversi corsi. E in questo senso mi domandavo se poi quel magistero, come tu hai detto, cioè abbia avuto un qualche esito fra le persone più vicine. Però questa appunto è pura, cioè, pura curiosità. Ti volevo però chiedere una cosa. Fra gli esempi di critica esplicita, e queste sono due domande, ecco. Fra gli esempi di critica esplicita di Martinetti a Spinoza hai riportato quella che secondo Martinetti sarebbe la contraddizione, diciamo, interna a Spinoza fra, cioè, perché questa sostanza dovrebbe uscire fuori da sé e sostanzialmente contraddire se stessa, battersi contro se stessa e dare luogo a quelle sostanze nella loro eternità, si lottano fra di loro per l'esistenza. Qui, in fondo, ti volevo chiedere, secondo te, cioè perché hai scelto proprio questa citazione come per segnare la distanza di Martinetti rispetto a Spinoza, in che modo questa critica secondo te si innesta nella sua filosofia, perché qui a me sembra in fondo ripetere una specie di topos della letteratura, cioè che è quasi qualcosa di impersonale, che quindi ho difficoltà di pensare come l'espressione di un tratto personale di Martinetti, cioè partiamo da Bale, come mai Dio come 10.000 turchi si batte contro Dio come 10.000 cristiani, che poi diventa il problema e il passaggio dall'infinito al finito sostanzialmente. E questa era un aspetto, cioè come quindi questa critica sul quale che tu hai accentuato si colloca dentro a quello che è il pensiero autonomo, cioè che cosa si riflette lì di Martinetti, appunto un Martinetti che non è semplice dossografo, storico della filosofia, ma che fa una storia della filosofia concettualmente orientata, o che fa una ricostruzione ermeneutica di un pensiero, ma tenendo salda una posizione filosofica propria. E ti volevo però anche chiedere, perché tu hai detto che in qualche modo, all'inizio, hai detto che
lo Spinoza di Martinetti si distacca da quello che è lo Spinoza, che poi non è solo lo Spinoza della tradizione italiana che hai ricordato, appunto da Gioberti o fino insomma a Gentile, cioè uno Spinoza che si riduce alla parte prima, perché lo Spinoza generale, cioè dappertutto Spinoza era quella cosa lì, da Hegel in poi, ma hai detto che a differenza di questa tradizione in Martinetti Spinoza è, come dire, e hai messo in rilievo l'importanza del trattato teologico-politico anche nei corsi e non solo negli scritti, è come dire una filosofia della religione che quindi culmina poi nell'etica. Ti volevo chiedere se anche qui io Martinetti lo lessi, ma lo lessi da dottorando tanto tempo fa, per cui non ce l'ho fresco, cioè del trattato teologico-politico, quindi quello che gli interessa è sostanzialmente la religione e la religione pensata nella continuità con la filosofia, in questo senso, se poi si sfocia nel e cioè qual è qui sono due le questioni: uno, cosa ne è dell'aspetto politico poi del trattato teologico politico, cioè della religione quindi come politica, come politica, non voglio poi caricare questa politicità della religione, però diciamo solo questo. E poi che cosa, quindi la religione che è in continuità con la filosofia è una religione che è già in sé filosofica, cioè è la religione di Spinoza che è in sé filosofica, o anche le religioni in qualche modo sono hanno un nucleo filosofico, perché e qui ok. In questo senso, in che modo la lettura di Martinetti si distanzia da una... Tu hai detto Spinoza-Kant, Spinoza critica, poi sì, buonanotte, religione entro i limiti della sola ragione. Però in fondo questa è una lettura molto hegeliana anche qui. Cioè è come se la religione, se io l'ho capita bene... Cioè, come se la religione in qualche modo fosse uno dei momenti dello spirito assoluto che poi deve essere superato dentro la filosofia, che in qualche modo la recupera e la invera, ma nel momento... Quindi non so se ho fatto le domande da completo estraneo qui che abbiano un senso per voi, ma nel caso magari qualcun altro può farne più vicine, ecco. Se ci sono altre domande le possiamo raccogliere, perché io, come dicevo, fra poco devo fuggire. Posso chiedere? Vai. Ma due cose rapide. Io innanzitutto mi devo scusare perché non sono riuscito a sentire l'intervento di Mascolo, e quindi forse farò una domanda un po'... cioè l'ho sentito male in realtà, e quindi rischio di dire... una cosa che è stata detta, ma il tema dell'eterno ritorno si connette con la conoscenza di terzo genere? Cioè è lì il punto di attacco di queste due, di questo accostamento? Perché se pensando all'eterno ritorno nicciano lì e alla filosofia di Spinoza, io lì vedo un elemento di contatto. Però appunto non so se Masco questo tema l'abbia affrontato, perché appunto ogni tanto andava via la connessione, quindi forse è una domanda un po' stupida e mi scuso per questo. La seconda, invece volevo chiedere a Rembo sul tema dello Spinoza neoplatonico, a cui lui non ha fatto riferimento per niente, e che invece io un po' ingenuamente... forse un po' da ignorante, pensavo che fosse il cuore dell'interpretazione martinettiana, cioè il fatto che lui vede uno Spinoza sostanzialmente neoplatonico, ecco. E se non è così, cioè non è così in realtà. Ecco, queste erano le domande che volevo aggiungere. Inizio, non ci sono altre domande. No, vai. Ok, allora parto diciamo dalla seconda domanda, dalle seconde sollecitazioni che provengono sia da,
da Francesco che dal professore Cerrato, cioè quella riguardante l'eterno ritorno. In questo, nel saggio che io ho citato, appunto intitolato L'Eterno Ritorno, che è del 1934, quindi successivo allo Spinoza del 1929, non c'è menzione di Nietzsche. Cioè, lui cita tutta una serie di autori a supporto di questa sua idea, che in realtà non ha altra finalità se non quella di, ovviamente, di lanciare un ulteriore strale critico nei confronti dell'idealismo di matrice hegeliana, no? Lui è in continua polemica con Croce e con Gentile, nelle polemiche antidogmatiche, che sono una serie di scritti che lui indirizza, diciamo, in maniera polemica, appunto, a Croce, definisce il neoidealismo di matrice hegeliana italiano come lo scimmione filosofico. Quindi, di fondo, nella lettura che Renzi offre di Spinoza, e qui vengo anche alla prima domanda che mi ha posto Francesco, c'è sempre questo bersaglio critico, cioè andare contro la concezione della vita creatrice, della vita come un continuo eterno processo, un continuo sviluppo. Allora, se nel saggio del 1934, intitolato Eterno Ritorno, lui parla appunto di questa concezione, guardando soprattutto a Spinoza, beh, lo fa perché guarda alla concezione spinoziana dell'essere come perfezione, cioè come un essere che contiene in sé tutte le infinite possibilità d'essere. Allora, se ci fosse il nuovo, se ci fosse qualcosa di nuovo, ci sarebbe il divenire, ma il divenire è soltanto dalla prospettiva dell'essere umano, dell'uomo, del particolare, cioè soltanto l'uomo che, guardando una sezione finita dell'infinito dispiegarsi dell'essere, può in qualche modo avere l'illusione che ci siano delle cose nuove nel processo storico. Ma se l'uomo riuscisse a vedere la realtà con gli occhi stessi della realtà, e ritorniamo all'incipit dello Spinoza, e allora si accorgerebbe che invece non ci può essere, non ci possono essere elementi di novità, perché se così fosse si cadrebbe nel divenire. Questa però è un'altra contraddizione in Renzi, perché nella filosofia dell'assurdo, rifacendosi totalmente all'influenza, alla filosofia nicciana, dice che in realtà non esiste l'essere ma solo il divenire. Quindi siamo, da questo punto di vista, siamo in una dimensione puramente antropologica nella filosofia dell'assurdo. Cioè, mentre quando guarda a Spinoza, all'interpretazione di Spinoza, dice no, in realtà esiste solo l'essere inteso come appunto infinita, come possibilità infinita degli es de di essere. Nella filosofia dell'assurdo, in qualche modo si contraddice, rifacendosi a Nietzsche, dice no, non esiste nel processo storico l'essere, ma esiste soltanto il divenire, in quanto la storia non è altro che la storia delle contraddizioni. Cioè, la storia, dal punto di vista dell'uomo, è un continuo fuggire l'istante presente, perché l'istante presente non soddisfa, è sempre mancante di qualche cosa. Ed ecco che c'è storia, perché io fuggo verso il futuro l'istante presente, che è sempre contraddistinto, nell'ottica di Renzi, da dolore, assurdo, male, contraddizione e quant'altro. Quindi, non so se, diciamo, con questa ulteriore spiegazione ho chiarito ulteriormente che cosa intenda per eterno ritorno guardando a Spinoza. E ritorno poi anche alla prima domanda che mi ha posto Francesco, cioè se questi autori, quelli che io ho definito i numi tutelari, no, della riflessione filosofica renziana, cioè Leopardi, Schopenhauer e Nietzsche, in qualche modo abbiano inficiato la lettura di Spinoza, in particolare Schopenhauer. C'è in realtà una filiazione secondo me molto forte tra alcune posizioni schopenhaueriane e la filosofia spinoziana, che secondo me Renzi coglie puntualmente, coglie in maniera emblematica, sempre perché, diciamo, l'intento di fondo, anche nello Spinoza del 29, e di scagliarsi contro
il neo-idealismo italiano di Croce Gentile. Quindi sono, da questo punto di vista, Francesco, nella sua domanda ha già risposto implicitamente. Sì, Schopenhauer viene utilizzato in maniera strumentale per fornire una interpretazione irrazionalistica, volontaristica e scettica di Spinoza. Interpretazione ovviamente che va contro il neo-idealismo italiano di Croce Gentile. Anche se io credo che sono convinto che la matrice irrazionalistica che Renzi intravede in Spinoza sia frutto di un totale fraintendimento. Questa è perché hanno una concezione completamente diversa della ragione. Cioè, di fatto, la matrice razionalistica ravvisata da Renzi in Spinoza non è altro che la critica di ogni forma di, posso dire, di antropocentrismo, se vogliamo dirla così, e non fa che sottolineare due concezioni diametralmente opposte di ragione, per così dire. Io avevo ripreso una citazione da questo punto di vista, ma adesso in questo momento mi sfugge. Però per dirla in termini altri, la differenza tra i due concetti di ragione sta nel fatto che, secondo me, Renzi risulta ancora ancorato ad una visione essenzialmente umana del concetto di ragione, mentre per Spinoza le cose ovviamente stanno diversamente, in quanto, come risaputo, le idee sono modi del pensiero, il quale a sua volta è un attributo della sostanza. E dunque, nella sostanza, non solo non vi è ragione, ma vi è l'essenza stessa della ragione, la cui guida appunto porta alla conoscenza del vero sub specie eternitatis. Quindi la critica al teleologismo antropocentrico pertanto deriva non dall'irrazionalità dell'essere, ma dall'irrazionalità di l'uomo, se, nella lettura di Renzi. Io questo è quello che ho inteso, diciamo, leggendo le pagine renziane dedicate a Spinoza. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Sì. No, ma sì, peraltro a me incuriosiva, però lo lasciamo per un altro momento. Proprio in apertura tu hai parlato del senso, no? Cioè, di come penso che questa parola, il senso, ritornasse varie volte, che in qualche misura mi ha stupito, perché, cioè, in fondo, posto poi quello, mi ha stupito ritornandoci indietro poi con la memoria, cioè, posto poi quello che hai detto dopo, cioè, insomma, quello in cui questo senso viene a mancare, no? Cioè, la stessa richiesta di senso, che poi è quella della teleologia, del finalismo e quindi dell'antropomorfismo, appunto, hai richiamato, no, all'assurdo, mi stupiva che in questo senso tu avessi aperto con un essere che era in qualche, hai detto, il senso dell'essere, o che sembrava quasi un essere del senso, e lì, quando tu l'hai detto, ho detto, ora, insomma, non so quale fosse questo senso del senso dell'essere, però poi è chiaro che quest'essere, che per Martinetti è quello spinoziano di senso, inteso appunto come corrispondenza a un bisogno, no? Un'attesa tutta umana di qualcosa che dia senso, non c'è. Dimmi, qui rispondimi proprio con due battute. Cioè, voglio dire, per Renzi e per lo Spinoza di Renzi, il bisogno di senso sostanzialmente va abbandonato, oppure... Sì, ok. Sì, allora, diciamo che sempre rifacendomi alla filosofia dell'assurdo, lì Renzi sostiene che essere e dolore siano consustanziali. È una visione, diciamo, che lui si riallaccia, il filone è quello leopardiano. Ancor più che Schopenhauer, Renzi è un grande interprete di Leopardi, che considera il più grande filosofo italiano di tutti i tempi.
E quindi se essere e dolore sono sostanziali, ecco che lì la concezione della storia è una concezione appunto poi di... In questo senso trovare pace nella riconciliazione fra virgolette con l'essere, con la sostanza, come sarebbe la prospettiva finale, questa quiete, questa acquiescenza, questa pace si potrebbe trovare. Trovare pace sarebbe fare pace con la sofferenza, non negarla, ecco, accettarla. No, non c'è accettazione. Non ci può essere accettazione nella visione di Renzi. Non c'è accettazione, ma c'è un continuo correre del processo storico. Cioè l'uomo fugge continuamente, come ho detto prima, all'istante presente, quindi si inserisce nella storia in quanto rifugge costantemente il presente, che lo malcontenta. Perché quindi, tutte quelle illusioni che lui critica, in qualche misura, vanno criticate, però vanno anche riconosciute nella loro necessità. Sì, perché assolutamente. Sì, assolutamente. E do la parola invece a... Scusa, io avrei continuato a discutere, però ve l'ho detto, fra poco, se non scappo, qualcuno mi picchia. E quindi do la parola invece ad Alessio. Sì, allora... Posso... interrompo solo un secondo prima che Alessio risponda a sua volta, perché ho una domanda a mia volta, per brevissima. Vai. Mi interessa, è una questione puramente, diciamo, di gossip filosofico in realtà, se vogliamo intenderla così. Il rapporto Martinetti-Renzi. Allora, diciamo che le tracce biografiche per una relazione tra i due sono veramente pochissime, cioè non ci sono molti elementi. Che io sappia, perché ho letto qualche cosa a suo tempo in proposito, io credo che si siano incontrati solo una volta, in occasione del 7° congresso di filosofia che si tenne a Milano nel 1926. Tra l'altro, diciamo che in quell'occasione Renzi fu una sorta di outsider, perché doveva sostituire, non ricordo bene chi, adesso mi sfugge, Iocchetti. Della Cattolica, perché Iocchetti che a sua volta doveva essere sostituito da Gemelli. Anche Gemelli rifiutò in qualche modo l'invito e diciamo venne a sostituirlo Renzi. Io so questo, so delle recensioni che Martinetti ha dedicato a Renzi, so che ha raccolto, cioè un'antologia dei pensieri leopardiani, curata da Martinetti, in cui in esergo c'è la dedica a Giuseppe Renzi. Cioè, quindi lui riconosce a Renzi uno dei più grandi interpreti della filosofia di Leopardi, con questa dedica. A mio modo di vedere. Quindi volevo sapere se tu avevi contezza di qualcosa in più del rapporto tra Renzi e Martinetti, anche perché, diciamoci la verità, secondo me l'interpretazione renziana di Spinoza, che finisce praticamente col definire la posizione di Spinoza un misticismo ateo, secondo me risente molto della lettura martinettiana, cioè l'elemento mistico-religioso molto presente in Martinetti, alla fine in qualche modo influenza anche la lettura di Renzi. Chiudo qui. Sì, grazie. Parto da quest'ultima risposta, concludo subito. Sì, perfettamente d'accordo, siamo ai due lati di Schopenhauer, Renzi e Martinetti. Ovviamente Martinetti depura tutto quello che è ateismo dalla lettura di Schopenhauer, e secondo me il punto di partenza è proprio quello. Tra l'altro penso sinceramente che Martinetti sia arrivato a Spinoza tramite Schopenhauer. Non sapevo della dedica, della nota su Renzi, sinceramente. Ti avrei risposto sì, il congresso del 26, in cui emerge tutta l'incapacità politica di Martinetti, perché ne combina di tutti i colori, dopo aver detto pubblicamente che Agostino Gemelli non poteva essere considerato un filosofo,
sostituisce Chiocchetti con Renzi polemicamente, fondamentalmente per far arrabbiare Gentile e i gentiliani. E tra l'altro Gentile scrive un articolo abbastanza feroce poi sulla presenza di Renzi, di Buonaiuti, di Croce che viene invitato ma non si presenta. Siamo pochissimi mesi dopo il manifesto degli intellettuali antifascisti, quindi sì, il contesto è quello. Non penso, non mi risulta che ci fossero altri rapporti, nel senso che Renzi non compare mai nell'epistolario martinettiano, ma del resto Martinetti dagli anni 20 in poi, quando comincia anche a essere pressato, Martinetti e Renzi condividono il fatto di essere stati arrestati entrambi, no? Per ordine diretto dell'opera, penso. E quindi non mi risulta che ci siano altri contatti. Senz'altro c'era una forma di rispetto dovuta al fatto che Martinetti invita Renzi probabilmente non solo per motivi polemici, anche perché poi lo difende pubblicamente dagli attacchi, mi pare, di Carlini, che era stato mandato lì per diciamo un po', creare un po' di disordine. Ora, passo alla domanda di Francesco Cerrato. Concezione neoplatonica, sì, fondamentalmente tu hai ragione, è l'elemento che caratterizza un po' la lettura martinettiana, però anche qui secondo me non è qualcosa di puramente originale, è una cosa che ritroviamo nel dibattito soprattutto tedesco e che Martinetti recupera in un certo senso dalla grande attenzione che dà alle fonti ebraiche di Spinoza, Avice Hebron su tutti, secondo me, se proprio vogliamo andare su quel versante, è molto più utile oggi, ancora oggi, leggere Wolfson, per esempio, che Martinetti non aveva potuto leggere prima di arrivare alla concezione neoplatonica. E poi un altro punto è che la concezione neoplatonica emerge in La libertà, nel momento in cui Martinetti fa sostanzialmente una dossografia. E quindi Martinetti eredita, in un certo senso, quello che nello Spinoza troviamo come concezione neoplatonica è un po' derivante da questi due fattori. Però sì, sono ovviamente d'accordo con te che sia un elemento fondamentale. Del resto Martinetti è un dualista, deve mantenere fisso il problema della presenza, della trascendenza, e aggiungo, in Martinetti forse ancora poco studiato, il rapporto tra neoplatonismo e gnosi, che è fondamentale. Anche il dibattito Erdmann-Fischer, no? A questo tema poi, no? Esatto, sì, fondamentalmente stiamo parlando di quello. Martinetti ha delle strane fonti perché si forma in un ambiente molto particolare, la psicologia di Wundt, Lipsia, neocantismo del Baden, quindi il problema dei valori. Sì, qua ci sarebbe molto da dire sulle fonti di Martinetti, però brevemente vado a rispondere a Francesco, che penso che sia già uscito. Allora, allievi di Spinoza che allievi di Martinetti che studiano Spinoza non me ne risultano, perché negli ultimi anni Martinetti poi ovviamente deve abbandonare la cattedra nel 31 e intensifica gli studi spinoziani alla fine degli anni 20, quindi probabilmente prima non ha tutti questi allievi, e fino al 23 insegna all'Accademia Scientifico-Letteraria, che è molto piccola rispetto alle vicine università. C'è Banfi, che però non è un allievo diretto di Martinetti, anche se poi viene indicato come suo successore.
Perché il problema della sostanza e dei modi, perché ho sottolineato quello? No, io ero partito proprio da quello per far vedere come Martinetti, la citazione che avevo fatto era dall'introduzione alla metafisica, come Martinetti nelle prime opere giovanili risentisse ancora di un'immagine, chiamiamola stereotipata, dello Spinoza dell'Ottocento, e quindi fosse ancora legato a determinati topos, il panlogismo. Anche qui, nell'introduzione alla metafisica, Spinoza si trova in alcune dossografie, si trova per esempio nella sezione legata al panlogismo. Trattato teologico-politico. Allora, innanzitutto penso che io avevo parlato di interesse a tutto tondo per le opere di Spinoza, perché in Martinetti troviamo addirittura letture del trattato politico. Il primo studio pubblicato sul trattato politico è di Cesare Goretti, che è un allievo di Martinetti, però ovviamente in Martinetti non può essere presente una lettura della politica spinoziana, siamo troppo distanti dai suoi interessi. Quello che gli interessa è la riduzione della religione al minimum teologico, cioè una religione depurata dalla sua evoluzione teologica. Che cosa resta per Martinetti, e questa è la parte fondamentale del suo pensiero, resta il concetto di simbolo, che ha una forte valenza gnoseologica, questo lo ritroviamo in Ragione e Fede. Quindi le religioni sì, hanno un nucleo filosofico, perché poi Martinetti parla di vita religiosa, di religione filosofica e soprattutto di filosofia religiosa, che è il suo modo di chiamare la metafisica. Quindi c'è il problema della gnoseologia come fondamento di un sistema di pensiero che parte anche da questa religione depurata dal teologico, ed è per questo che lui pone questa linea di continuità che viene solo abbozzata, Spinoza Kant, che viene solo abbozzata, perché stiamo parlando di appunti o di frasi buttate lì all'interno delle lezioni, non ci sono scritti sistematici su questa storia della filosofia religiosa. E penso di aver risposto a tutto. Se Francesco è uscito, a questo punto concludo io posso concludere io ringraziandoti adesso, ringraziando Armando Mascolo per le due belle relazioni e anche per le risposte alle sollecitazioni che poi sono venute. Credo che sia stato un bel incontro, come era stato interessante l'incontro precedente. Secondo me abbiamo puntualizzato un po' sulla ricezione italiana tra 8 e 900, e insomma io credo che sia stato un bel momento, a me è molto interessato, però poi... Assolutamente, un bellissimo momento. Spero che abbia interessato anche i relatori, anche gli ospiti, e niente, e vi ringrazio molto. Poi ci sentiremo per dare un po', se vorrete, corpo magari a questi interventi. Ci sarà un ultimo momento di incontro, ma che avverrà tra diversi mesi, però insomma rimaniamo in contatto per lavorare sulla ricezione italiana, se siete d'accordo. Grazie ancora, grazie al pubblico e buona serata. Grazie ancora. Buona serata, grazie. A presto, buona serata. Ciao.